Mistificando questa versione imprenditoriale della nascita del capitalismo, Marx spiegò come l'accumulazione primitiva fosse il risultato di un vero e proprio processo violento e quindi extraeconomico, nel quale masse di persone erano state sistematicamente espropriate dei propri mezzi di produzione, a cominciare dalla possibilità di accedere ai beni di sussistenza come la terra. Marx sosteneva che questo processo di espropriazione era sì violento, ma allo stesso tempo legale, perché sancito dalle leggi dello Stato moderno. L'accumulazione primitiva venne letta da Marx come un processo sistematico e capillare, che investiva ogni aspetto della società e dell'economia. Oltre all'espropriazione dei mezzi di produzione, re e parlamenti introducevano leggi che costringevano gli espropriati a diventare lavoratori salariati. Inoltre Marx incluse nel processo di accumulazione primitiva anche il processo di colonizzazione di terre in Asia, in America ed in Africa da parte degli stati europei. Marx dunque leggeva l'accumulazione primitiva come una sorta di peccato originale del capitale che l'economia borghese aveva cancellato dagli annali della storia. Eppure lo stesso Marx relegava questo processo all'inizio del capitalismo, come una fase che con l'avvento della grande industria si era concluso, perché a quel punto il valore non è più estratto con la violenza, ma attraverso le leggi di mercato. Inoltre, Marx limitò la sua analisi all'Inghilterra tra 400 e 700, che fu il luogo di nascita del capitalismo industriale, ma escluse molti ambiti della vita premoderna, nella quale la violenza extraeconomica delle classi dominanti aveva contribuito a formare un tipo di organizzazione sociale compatibile all'economia capitalista. Come il pensiero femminista ha fatto notare, un ambito importante dell'accumulazione primitiva è stato sicuramente l'istituzione della famiglia come base biologica ed economica della società, e la conseguente invenzione dello spazio domestico, attraverso il quale il capitalismo si è assicurato la possibilità di riprodurre gratuitamente la forza lavoro attraverso il labor of love delle mogli e delle madri. Inoltre, il concetto di accumulazione primitiva può essere esteso anche alla stessa divisione del lavoro, ovvero la separazione del lavoro produttivo dal lavoro domestico, e soprattutto la divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, che il filosofo Alfred von Rethel ha inteso come la fondamentale separazione su cui si fonda il dominio del capitale sul lavoro. Si potrebbe dunque affermare che l'accumulazione primitiva, al di là delle sue innumerevoli manifestazioni, consiste in un processo continuo di separazione, ovvero separazione tra produttori e merci, separazioni di saperi, separazioni di ruoli di genere e di classe. È proprio nel suo essere strumento di separazione che ci sembra opportuno mettere a tema il progetto di architettura come parte del processo di accumulazione primitiva. L'istituzione del progetto architettonico, così almeno come lo intendiamo a partire dal Rinascimento, presuppone una netta divisione tra momento dell'ideazione e momento della costruzione, ovvero tra architetto e costruttore. Questa separazione è sempre stata latente nella costruzione dell'architettura, soprattutto nel caso dell'architettura dei grandi complessi monumentali, dai templi sumeri del terzo millennio fino alle cattedrali medievali. Ma è solo nel Rinascimento che viene definitivamente ipostatizzata come forma stessa della disciplina architettonica. Per questo motivo, la figura di Leon Battista Alberti ci sembra impersonare un ruolo chiave nel modo in cui il progetto di architettura è diventata un'istanza dell'accumulazione primitiva. Ovviamente non si tratta di cancellare Alberti o eleggerlo al pari degli economisti borghesi ad inventore dell'accumulazione primitiva, anche se, come notava Werner Sombart, il libro della famiglia godette di grande fortuna nel pensiero economico tra 500 e 700. Peraltro, come molti studiosi hanno notato, l'opera scritta e costruita di Alberti, è così complessa e dialogica che è anche molto difficile ridurla a teorie e posizioni univoche. Quando celebra il potere politico, Alberti sembra anche criticarlo ferocemente, come
come emerge quando si leggono parallelamente testi come il De re edificatoria e il Momus. Eppure è ineludibile che Alberti abbia messo a tema meglio di chiunque altro il rapporto tra progetto e costruzione, come ancora oggi intendiamo questo rapporto. Come è noto, Alberti non ha inventato la pratica del progetto di architettura, ma nel suo trattato ha teorizzato in modo lucido la separazione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, che si stava già affermando, non senza conflitti, nei cantieri medievali. Ma il pensiero albertiano può essere interpretato come istanza dell'accumulazione primitiva anche in un altro modo, ovvero mettendo in evidenza la sua attenzione sia all'istituzione della famiglia, sia alla forma della casa. Nel paper che presentiamo intendiamo ripercorrere alcuni temi dell'opera albertiana, o diciamo del pensiero albertiano, che possono essere letti come anticipazione della nascita di un modo di pensare compatibile a quello, al modo di produzione appunto del capitalismo. Che cos'è un progetto? Costruire un edificio richiede una grande quantità di risorse e soprattutto il lavoro cooperante di più persone. Per questo qualsiasi edificio, soprattutto se è di grandi dimensioni, richiede un progetto o quantomeno un'idea trasmissibile di ciò che si vuole costruire. Sin dall'antichità, progettare e costruire grandi complessi monumentali è stata la prerogativa delle classi dominanti. E questi hanno usato l'architettura come dimostrazione tangibile di sovranità e governo. Si pensi alla costruzione delle piramidi nell'Egitto del Medio Regno, nelle quali non solo le dimensioni e la perfetta forma geometrica di questi monumenti, ma anche l'attenta coreografia del lavoro di molteplici mansioni, dal trasporto dei materiali al calcolo, era la manifestazione della capacità di governo dello Stato. Lewis Mumford ha definito questo tipo di organizzazione sociale una mega macchina, perché in essa ciascun membro era un elemento di una grande macchina che aveva nella costruzione di opere pubbliche la sua massima manifestazione. Ma l'emergere di grandi architetture presupponeva anche una capacità di gestire la costruzione attraverso il calcolo e la geometria. Son Rethel affermava che fu proprio la diffusione del calcolo e della geometria a sancire in civiltà antiche, come quelle fiorite in Egitto o Grecia, una forma di potere non più fondato sulla coercizione, ma sull'accesso privilegiato alla conoscenza filosofica e scientifica. Questo predominio di classe fu particolarmente forte nella Grecia antica, nella quale non a caso matematica e geometria vennero istituzionalizzate come saperi autonomi, capaci cioè di produrre un modo di pensare completamente astratto, separato dalla realtà concreta delle cose, e però capace di influenzare e definire il mondo reale. Non dobbiamo infatti dimenticare che sia la geometria che il pensiero matematico hanno origine in azioni concrete, come la misurazione e la partizione della terra e l'attività di calcolo necessaria alla gestione di grandi quantità di cose e persone. È interessante notare come proprio nella Grecia antica, a partire dal VI secolo, in diversi ambiti del sapere, delle arti e dell'economia, emerse un modo di pensare nel quale astrazioni hanno il sopravvento sul mondo concreto, come nel caso della moneta, che viene usata per la prima volta in molte poleis del VI secolo come equivalente generale, dando luogo a un modo astratto di pensare il mondo che si esprimerà anche nella riflessione filosofica. Nella Grecia antica, la nascita del pensiero filosofico e della moneta come strumento di scambio hanno un parallelo nel coevo sviluppo dell'architettura monumentale in pietra, nella quale si viene a definire il concetto di architettura come lo intendiamo ancora oggi. Come è noto, il termine architettura è formato da due parole greche, archein, che vuol dire comandare, principiare, ma nel senso di un ordine che deve essere eseguito, e tecton, che vuol dire artefice, manuale, costruttore. L'architetto è dunque colui che impartisce gli ordini alle numerose maestranze e lavoratori che affollano i cantieri dei grandi complessi monumentali. Con il passaggio dal legno alla pietra non solo vi è un dispendio maggiore di risorse, ma la logistica dell'estrazione, trasporto e costruzione si complica e richiede uno stretto controllo da parte dei committenti.
In questo passaggio fondamentale per l'architettura occidentale, l'architetto è dunque colui che non costruisce con le proprie mani, ma dirige i lavori e detiene un sapere che non è soltanto pratico, ma anche teorico, perché deve non solo calcolare il lavoro e retribuire maestranze e operai, ma anche giustificare le proprie scelte progettuali. Come afferma Platone, l'architetto è colui che si afferma attraverso il proprio pensiero e quindi diventa una vera e propria autorità nei confronti di chi concretamente costruisce. Non è un caso che la figura dell'architetto sia stata spesso usata come metafora del governo, come vera e propria incarnazione dello statista il cui compito è comandare, mettendo ordine nei vari aspetti della vita civile. Ma vi è un altro uso metaforico della figura dell'architetto, che lo presenta come colui che pacifica la società, che ad essa dà una forma armoniosa. Non è un caso che l'essenza della forma architettonica dall'antichità al Rinascimento sia proprio la misura, nel senso di proporzione, che assicura alla forma architettonica la sua legittimazione e dunque la sua autorità intellettuale e politica. Questa tendenza è confermata da Vitruvio, l'autore dell'unico trattato di architettura del mondo antico che si è giunto fino a noi. Egli divide la produzione di architettura in due momenti, fabbrica, cioè costruzione, e ratiocinatio, ovvero il processo ideativo. Nel processo ideativo la geometria svolge un ruolo importante e la sua preponderanza nella forma architettonica è esattamente ciò che, soprattutto nella modernità, distinguerà sempre di più il ruolo del progettista da quello del costruttore, il cui sapere è più empirico che teorico. Come processo ideativo l'architettura diviene non solo progetto, ma anche un modo di pensare il mondo in cui, similmente alla retorica, ciò che si crea non è solo un oggetto, ma la forma discorsiva che descrive l'oggetto. Non è un caso che Alberti, nel suo trattato, usi insistentemente termini presi dalla retorica, come ordinatio e disposizio. In questo modo, l'autorità dell'architettura non si esprime soltanto attraverso il sapere costruttivo, ma anche e soprattutto attraverso ciò che significa la forma costruita, ovvero ciò che trasforma la costruzione in una forma pensata e disegnata. Questa idea di architettura viene recuperata nei cantieri medievali nel momento in cui, a partire dal XII secolo, si inizia a costruire grandi complessi monumentali, come le cattedrali, il cui cantiere richiedeva un numero elevato di lavoratori ed un'attenta divisione del lavoro. Ma nel cantiere medievale la netta divisione tra fabbrica e ratiocinatio non era netta come invece sarà a partire dal Quattrocento. Nel cantiere medievale il capomastro aveva dimestichezza con il lavoro manuale e la sua presenza nel cantiere era costante. Lo stesso Filippo Brunelleschi, il cui modo di lavorare secondo un progetto definito da lui stesso, fu colui che ispirò la teoria del progetto, la teoria albertiana del progetto, era in realtà più simile ad un abile capomastro medievale che all'architetto intellettualizzato del Rinascimento maturo. Peraltro occorre notare che fino al Settecento costruttori qualificati mantennero una certa resistenza, se non diffidenza, nei confronti dell'autorità dell'architetto. Insomma, per quanto già nel Medioevo si inizia ad affermare l'autorità intellettuale dell'architetto, in quanto lapicida colto, ci vorranno secoli prima che si arrivi in pratica a una netta divisione tra progetto e realizzazione. Il frate domenicano Nicolas de Biart utilizzava la figura del capomastro architetto come metafora di cattiva condotta, affermando che egli impartiva ordini ad altri senza lavorare ma guadagnando di più, e aggiungeva che erano corrotti come i vescovi stessi. Quindi paragonava il ruolo dell'architetto a quello del vescovo. Questo aneddoto dimostra due cose, ovvero che già nel Medioevo vi era una crescente gerarchia tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, ma che anche questa gerarchia era stigmatizzata come ingiusta, soprattutto quando si manifestava in retribuzioni disuguali. Occorre dunque situare questo conflitto tra progetto e lavoro all'interno della società medievale, che a partire dal XII secolo vede sia il lavoro salariato in generale che l'attività edilizia in particolare diventare settori economici di punta. Come è noto, l'attività edilizia comprendeva una moltitudine di lavoratori che andavano dai cavatori di pietra ai maestri lapicini.
Dall'inizio del 200 in città come Siena e Firenze alcune di queste attività si organizzano in arti. Tra le prime professioni ad organizzarsi come arte fu quella dei lapicidi, una professione il cui know-how metteva insieme lavoro manuale e intellettuale. I lapicidi avevano nozioni di geometria e calcolo, ma in un modo direttamente applicato alla lavorazione del materiale. Le arti erano corporazioni organizzate democraticamente, come il governo di molti comuni del tempo, e il loro compito era quello di dirimere dispute tra i membri della stessa professione, provvedere a forme di supporto sociale e contrattare migliori condizioni di lavoro. Allo stesso tempo le arti erano anche delle vere e proprie lobbies, il cui scopo era quello di mantenere la differenza tra lavoratori qualificati e lavoratori dipendenti salariati, il cui impiego diventa sempre più preponderante in due settori importanti dell'economia medievale, ovvero l'edilizia e la tessitura. Al contrario dei lavoratori qualificati, i lavoratori salariati erano privi dei propri mezzi di produzione e soprattutto della possibilità di formare un'arte, e questo rendeva la loro posizione molto precaria. Infatti erano proprio le stesse arti maggiori a fare pressione sul governo delle città affinché non fosse dato ai lavoratori salariati la possibilità di formare delle arti. Proprio perché le arti maggiori potevano diventare entità politiche molto influenti, il governo di molti comuni spesso costringeva queste organizzazioni ad accogliere professioni meno nobili, come muratori o scavatori di pozzo, in modo da ridimensionare il loro peso politico. È in questo ambito fluido e conflittuale in cui iniziano a pesare rapporti di classe che l'architetto emerge come una figura ambigua, un capomastro la cui carriera spesso iniziava come lapicida o intagliatore, ma fu proprio la crescente spesa nell'edilizia che spinse i committenti pubblici e poi privati ad imporre l'architetto come autorità nel cantiere. Il comando del progetto emerge dunque nel momento in cui la finanziarizzazione dell'architettura diventa sempre più importante ed esige un contingentamento dei tempi di lavoro più serrato. Eppure fino al 400 era difficile per un singolo architetto esercitare comando assoluto nel cantiere e attribuirsi il ruolo di autore di un'opera architettonica. La costruzione di un edificio, soprattutto di un edificio monumentale, richiedeva non soltanto una grande quantità di competenze, ma anche di capimastri architetti. In questo contesto, progetto ed esecuzione avevano un rapporto simbiotico ed era molto raro che un edificio venisse completamente progettato in tutti i suoi dettagli prima che si iniziasse a costruirlo. Nel corso del 300, alcuni fattori importanti cambiano questo stato di cose. In generale, il più decisivo fu l'inizio dell'epidemia di peste, che ridusse drasticamente la forza lavoro. Questo spinse i lavoratori salariati a rivendicare con più forza i propri diritti, arrivando a vere e proprie insurrezioni e governi popolari. Nell'ambito dell'architettura, un fattore tra gli altri che determinò l'ascesa del progetto fu un rapporto diverso con il tempo. All'interno di un'economia sempre più legata al profitto e all'equazione tempo-denaro, pianificare il più possibile prima di costruire divenne un'esigenza sempre più stringente, e fu questa esigenza a richiedere un'organizzazione del cantiere molto più gerarchica e guidata da un disegno il più possibile preciso, come dimostrato dal famoso disegno contratto per la facciata di Palazzo San Sedoni a Siena. Inoltre, il tramonto dei governi repubblicani e l'ascesa di sistemi politici legati a consorterie e signorie, nei quali la magnificenza dell'interesse privato pesava quanto quello pubblico, la figura dell'architetto colto era molto più affidabile dell'organizzazione collettivista dei capimastri. Eppure l'ascesa del progetto è caratterizzata da conflitti e addirittura veri e propri ammutinamenti verso l'architetto, come successe a Filippo Brunelleschi nel cantiere della cupola di Santa Maria del Fiore e a Luciano Laurana nel cantiere di Palazzo Ducale. E alla luce di queste trasformazioni del modo di produrre architettura e del loro corollario di conflittualità sociale, che occorre situare il tentativo albertiano di costruire un'interpretazione dell'arte del costruire nel segno del progetto di architettura. Alberti definisce il ruolo dell'architetto in contrapposizione a quello del carpentiere, in quanto l'architetto è colui che, con metodo consolidato e procedimento degno di ammirazione,
saprà progettare con l'intelletto e giudizio. È sintomatico che l'architetto sia qui definito per via negativa, vale a dire indicando ciò che egli non è, un artigiano. Al contrario dell'artigiano, l'architetto non è artefice, ma è soprattutto autore, cioè persona dotata di autorità. È però interessante notare che questa autorità dell'architetto, già al tempo di Alberti, non era più sancita dalle arti, ma dal committente stesso, come nel caso di Federico da Montefeltro, signore di Urbino, che conferisce la patente di ingegnere a Luciano Laurana quando quest'ultimo si trova a fronteggiare una rivolta dei costruttori locali. Qualcosa di analogo succede anche ad Alberti, architetto, quando le sue idee circa il progetto del Tempio Malatestiano a Rimini, commissionato da Sigismondo Malatesta, vengono criticate dai maestri locali. Nella celebre lettera a Matteo De Pasti, Alberti fa riferimento all'autorità degli esempi di architetture antiche come giustificazione alle proprie scelte progettuali. Qui emerge un tema fondamentale e spesso incompreso della cultura filologica dell'umanesimo, di cui Alberti è esponente di punta. Il riferimento all'antico, e soprattutto a Roma, è un tema costante nell'opera degli umanisti, da Poggio a Bracciolini a Coluccio Salutati. Esso ha sì un valore civile, ma è anche un'invocazione di autorità politica, evocata dalle classi dominanti di fronte ai tumulti sociali che animano l'Europa da 300 e 400. Nella fattispecie in architettura, i riferimenti all'architettura antica servono non solo a celebrare il committente come degno erede di una tradizione gloriosa, ma anche a salvaguardare l'autorità dell'architetto dalle pressioni delle maestranze nel cantiere. In fondo è proprio l'intellettualismo dell'architettura guidata dalla grammatica, degli ordini architettonici e dalle loro proporzioni a ridurre il ruolo delle maestranze a semplici esecutori, privi di qualsiasi capacità di invenzione. Ma è proprio la forma del progetto stesso a separare e a unire in un rapporto gerarchico architetto e costruttore. Come hanno messo in rilievo Mario Capo e Marvin Trachtenberg, Alberti inaugura un modo di progettare l'architettura nel quale idealmente la costruzione inizia solo quando il progetto è concluso. In questo modo la costruzione non può cambiare il progetto, come invece avveniva nel cantiere medievale. Alberti consiglia all'architetto di prendersi il tempo necessario per ponderare le proprie scelte progettuali, mentre raccomanda la massima velocità d'esecuzione per non stravolgere il progetto. In questo modo, il paradigma albertiano del progetto annulla la dimensione temporale della costruzione, che per millenni aveva condizionato la forma dell'architettura. Ma l'aspetto che più determina la separazione tra architetto e costruttore è l'utilizzo del disegno geometrico, e soprattutto di un tipo di rappresentazione improntata alle proiezioni ortogonali, che nel corso del tempo si affermerà come il corpus della geometria descrittiva. Come abbiamo visto, gli stessi lapicidi medievali avevano cognizioni di geometria, ma Alberti, forte della sua conoscenza della prospettiva matematicamente costruita, introduce un modo di pensare il progetto per lineamenti, che geometrizza la forma architettonica ad un livello mai pensato prima. Questo modo di pensare l'architettura permette all'architetto di controllare la forma architettonica nella sua totalità, come una macchina perfettamente calibrabile attraverso il disegno. Ma il controllo dell'architetto albertiano non si ferma nella forma geometrica dell'architettura ed incide soprattutto su quello che per Alberti è il cuore dell'architettura, ovvero l'ornamento. Un tema centrale della teoria albertiana che Battista introduce a partire dal libro sesto del De Edificatoria. Per ornamento Alberti intende la luce sussidiaria, l'accessorio alla bellezza intrinseca dell'architettura, ovvero la concinitas, come sistema che mette insieme cose diverse, nel quale nulla si può aggiungere e nulla si può togliere. Come ha dimostrato Massimo Bulgarelli, per Alberti l'ornamento non svolge un ruolo correttivo di questa bellezza, ma l'amplifica, la sancisce, le dà un'immagine civile e istituzionale senza la quale l'architettura sarebbe pur bella ma nuda. L'ornamento è dunque per Alberti il sistema degli ordini che egli recupera come grammatica stessa dell'architettura. Osservando le opere come il Tempio Malatestiano e il Palazzo Rucellai, ci si rende conto come il sistema colonna-trabeazione non abbia più un valore strutturale ma semantico. Serve a far risaltare la concinitas di questi edifici e dunque a conferire ad essi un disegno
che non può essere sovvertito in fase di attuazione, ma che in fondo lo sarà sempre, e che garantisce l'autorialità dell'architetto, la sua forma, nonché il controllo sul cantiere. Allo stesso tempo, le facciate di questi edifici si riempiono di citazioni da precedenti antichi, introducendo nella pratica architettonica un linguaggio filologico completamente inaccessibile al fare empirico delle maestranze. Non è un caso che la biografia di Brunelleschi scritta da Manetti ci presenti un Filippo sarcastico verso gli errori filologici delle maestranze dei suoi cantieri, quando osano inventarsi qualche soluzione ornamentale, come la famosa cornice all'ingiù. Nel descrivere le facciate di Palazzo Rucellai, Bulgarelli ha mostrato il livello di raffinatezza estrema con il quale Alberti gioca con il partito irregolare delle bugne, come queste siano soltanto un vestito che può quindi manifestare incongruenze, come i famosi archi delle finestre prive di chiave di volta. Tutta questa raffinatezza del disegno, l'esibizione colta di riferimenti all'antica nel disegno dei capitelli, altro non è che il cuore del progetto come un sistema creativo che esclude materialmente chi deve costruire. Sia ben chiaro, l'autonomia del progetto della costruzione non è l'autonomia dell'architetto, semmai è il controllo del committente sul cantiere, nel quale l'architetto è un tramite fondamentale. L'invenzione del progetto di architettura del Rinascimento è dunque parte di un processo in cui il sistema collettivo delle maestranze e della committenza pubblica subiscono una ristrutturazione in senso privatizzante, nel quale il carattere simbiotico tra invenzione e costruzione si disintegra a favore di un modo di costruire meccanico che come Mario Carpo ha spiegato, anticipa i processi di standardizzazione dell'architettura moderna. È in questo senso che il paradigma albertiano del progetto può essere interpretato come istanza dell'accumulazione primitiva che espropria il sapere delle maestranze e dunque le loro prerogative sulla produzione dell'architettura. Dunque, abbiamo visto come l'accumulazione primitiva si basa, a nostro parere, su processi di separazione, ma si basa anche su dei processi di individuazione. Questi processi non hanno a che vedere esclusivamente con la grande scala del territorio, della città, ma anche con la sfera del privato e della casa. Privato e della casa. Anzi, forse è proprio la scala domestica che l'accumulazione primitiva si è rivelata più efficace e totalizzante, come hanno capito anche per prime teoriche femministe quali Silvia Federici, che ha criticato il modo in cui il privato diventa terreno di sfruttamento, o Maria Mies, che ha riletto la storia del patriarcato alla luce del concetto proprio di accumulazione originaria. E anche se Marx lesse l'accumulazione primitiva o originaria, che dir si voglia, come un processo storicamente situato, altri critici, tra cui spicca appunto questa genealogia del femminismo materialista, hanno evidenziato il fatto che forme di accumulazione primitiva in realtà precedono la nascita del capitalismo e che continuano anche nell'era del capitalismo maturo fino ad oggi. I 2 secoli però che vanno dalla peste del 1347-48 fino all'inizio dell'era coloniale, quindi metà del Cinquecento, rappresentano però un momento fondamentale della cristallizzazione di rapporti produttivi e sociali. E quindi diremmo che se il patriarcato esisteva prima di Alberti e ha continuato indubitabilmente a prosperare lungo dopo di lui, è però proprio in questo momento cruciale, il momento in cui Alberti opera, che una serie di categorie vengono a solidificarsi e costituiranno poi l'arsenale teorico che accompagnerà nell'era moderna lo sviluppo capitalista, fino ad oggi. E così come le gerarchie che dominano l'architettura moderna vengono definite in questo momento, come Pier Vittorio cercava di tratteggiare prima, rompendo con le forme cooperative appunto delle arti, allo stesso tempo le asimmetrie che reggono la famiglia moderna sono ridisegnate proprio nel 400 con una serie di operazioni di separazione che vengono a minare le strutture sociali stabilite durante il Medioevo. Alberti è testimone di questo momento estremamente delicato. In effetti è il primo momento in cui in Europa la riproduzione diventa un problema, anzi direi un progetto. La famiglia nucleare come la conosciamo oggi è il risultato, ma è al tempo stesso lo strumento di questo progetto. La famiglia è un apparato di separazione che lavora a scale diverse. Il suo effetto in realtà è tanto più potente quanto più invisibile e naturalizzato. E nello stabilire tutta una serie di asimmetrie, la famiglia costruisce la riproduzione,
come una sfera sommersa, invisibile, quindi che non va retribuita sostanzialmente, un'esternalità al sistema capitalista, e in quanto esternalità un terreno di colonizzazione e quindi di sfruttamento. La costruzione di questa forma di accumulazione primitiva, che espropria e sfrutta il lavoro riproduttivo nascosto tra le mura domestiche, è soprattutto un lavoro delle donne, ma non solo, è anche una questione di classe, è un processo sia spaziale che culturale. Dal punto di vista dello spazio è riassunto nella tematizzazione della casa, che diventa questo apparato funzionale chiaramente coreografato, mentre dal punto di vista della società corrisponde all'ipostatizzazione di una specifica immagine del rapporto tra uomo e donna, in particolare del ruolo della donna. La misoginia diventa uno degli strumenti principi di questo processo, non in quanto reale odio della figura femminile, ma in quanto uno strumento culturale che viene proprio a rompere e minare la solidarietà tra i sessi e soprattutto tra due partner dello stesso sesso. Si tratta di una strategia sostanzialmente di divide et impera, quindi di separazione di nuovo, basata sull'incessante ripetizione di cliché che sminuiscono le donne, ma in realtà dobbiamo considerare che il vero target di questa campagna di odio non sono le donne, sono gli uomini, che vanno educati alla diffidenza nei confronti delle proprie compagne, appunto per minare la loro solidarietà. In entrambi i casi Alberti ci ha lasciato testi fondamentali sulla casa e sulla famiglia, che possono illuminare un momento fondante di questo processo di accumulazione primitiva che è ancora in atto. Alberti ha molto scritto di famiglie e di case, ne ha scritto in opere diverse e molto eterogenee, le due più ovvie e probabilmente più importanti essendo delle edificatorie della famiglia, ma non sono le sole. Ne ha scritto in modo diverso ed eterogeneo, quindi c'è proprio una grande varietà di testi anche dal punto di vista del genere letterario che ci ha lasciato, come gli è proprio, e in maniera altrettanto eterogenea è stato discusso in effetti. Fino agli anni 60 c'era chi trovava la sua caratterizzazione della famiglia addirittura simpatetica, e qua mi rifaccio alla sua traduttrice in inglese, la traduttrice della famiglia in inglese, Renee Watkins, che caratterizza i personaggi della famiglia come charming. Negli ultimi decenni invece ha prevalso una critica molto feroce all'atteggiamento di Alberti in certi casi, riletto come misogino e sintomatico di un patriarcato protocapitalista, e qua mi rifaccio soprattutto alla descrizione che ne fa Constance Jordan. Anche se questo secondo punto di vista trova un certo riscontro nei testi, dovremmo essere scettici nell'attribuire ad Alberti determinate opinioni, il quale noi pensiamo sia impossibile in realtà. Della famiglia, infatti, come altri testi fondamentali di Alberti, è un dialogo e non è chiaro quale sia la posizione dell'autore, che usa questa forma letteraria per esporre contraddizioni e punti di vista spesso molto discordanti. Né ci si può fidare dell'Alberti dell'Uxoria, in cui dice: comuni sono e nati vizi a tutte le femmine essere lascive, incostanti, importune, superbe, gareggiose, ostinate. Ovviamente è sempre un grandissimo scrittore, quindi c'è anche un certo gusto nell'uso della lingua. E Luxoria è in realtà un breve racconto su tre fratelli che hanno strategie diverse per sopravvivere a quell'orrore che è condividere la vita con una donna, e lo dico ironicamente, ovviamente. La storia si chiude con i tre fratelli abbandonati al giudizio dei sacerdoti della dea Cibele, loro stessi assessuati e asserviti ad una divinità materna, quindi c'è una chiara ironia nella costruzione di questo discorso apparentemente misogino. Inoltre, anche quando Alberti parla con la propria voce, per esempio nel De Amore, possiamo leggere questa breve citazione, in trama con femmine alcuno mai si trova piacere degno o certo di letto. Disagi sì, moltissimi e troppo grandissimi. Tormento sì, assiduo e inestimabile. Dispetti sì, e onte all'animo tuo, senza fine e senza numero. Sono gli animi femminili ingiusti, iniqui, ingrati, pieni di falsità e fellonie. In queste due splendide allitterazioni finali. Ma anche in questo caso, in questa lettera, che è una lettera consolatoria all'amico Paolo Colagnello, questa veemenza misogina, quasi vomitata, assume delle dimensioni caricaturali, che sono appunto le dimensioni di chi consola un amico tradito, non necessariamente la dimensione di un trattatista che esprime la propria posizione, il proprio parere. E quindi, come a riguardo di molte altre posizioni albertiane, se tentate di dire che è meglio lasciar perdere, che è meglio sospendere il giudizio, perché le tracce sono troppo confuse, le conclusioni troppo incerte. Eppure è importante parlare di questi scritti, importante perché ci rendono un tratto quasi fulminante di un momento della storia occidentale che rimane tuttora mal compreso, il momento in cui la famiglia moderna prende la forma che conosciamo ora, la famiglia nucleare, e in cui la casa moderna emerge come il contenitore che questa forma modella, ma al tempo stesso accoglie. Quindi l'architettura gioca questo doppio ruolo di contenitore, ma anche di dispositivo che propaga la famiglia, in effetti. È difficile attribuire ad Alberti la paternità teorica della famiglia moderna, se non impossibile,
dal momento che non solo i suoi testi sull'argomento presentano la varietà di cui dicevamo, ma anche e soprattutto perché questi processi di separazione e di individuazione che stanno alla base della formazione della famiglia erano già in atto da circa un secolo, più precisamente in realtà da, appunto dalla peste del 1347. Alberti però è uno straordinario interprete di questo momento, di cui mette in luce una serie di caratteristiche sociali, ma anche spaziali, molto importanti. E nel leggere le pagine dell'edificatoria in cui Alberti parla della casa, soprattutto nel quinto e nel nono libro, a volte si è colpiti dalla banalità delle sue osservazioni. Per esempio, non sarà comoda abbastanza quella casa, e mi scuso per la traduzione molto antiquata dell'edificatoria, in italiano abbastanza arcaico, se in quella casa non vi saranno tutte quelle cose che costoro hanno di bisogno. Questo sembra ai nostri occhi oggi quasi una tautologia, no? Ma la vera profondità del significato di molti dei testi di Alberti su casa e famiglia si può rintracciare proprio nel fatto che sono diventati banali, non che lo fossero ai tempi in cui Alberti li ha scritti. Infatti in questo caso l'idea che la famiglia debba trovare tutto ciò di cui ha bisogno all'interno di una casa, sotto un tetto, non era affatto ovvia come questione nel 1400, da un punto di vista prettamente architettonico e funzionale. E anche se il libro che Alberti dedica all'abitazione privata è il nono, da un punto di vista tipologico forse è più interessante guardare quello che gli scrive nel quinto libro degli edifici particolari, dato che il nono si concentra piuttosto su questioni di adornamenti, cioè problemi prettamente architettonici come proporzioni, linguaggio, piuttosto che organizzazione funzionale e distribuzione. Mentre fin dall'inizio del quinto libro Alberti rende chiaro che il progetto della casa è un progetto di orchestrazione di diversi livelli di intimità, possesso, sicurezza. Qui vediamo un'illustrazione che è un diagramma ridisegnato da un diagramma pubblicato in ambito francese a metà del Cinquecento, che ricostruisce proprio questa serie di soglie in cui Alberti descrive il modo in cui la casa privata deve essere ritmata. Potete notare un solo dettaglio che voglio in questo momento sottolineare, i tre spazi esterni interni di CG, che sono tre cortili o giardini. Il primo è la corte principale d'accesso, il secondo C è il giardino privato del padrone di casa, e poi c'è il giardino G, che è il giardino per le donne della casa, che quindi è il più protetto in fondo. Quindi c'è una specie di moltiplicazione di soglie e una serie di suddivisioni sia all'interno che negli spazi semiesterni della casa per appunto coreografare i flussi, gli accessi, eccetera, eccetera. E quindi questa questione di organizzazione funzionale e distribuzione. E fin dal quinto libro appunto Alberti rende chiaro questa orchestrazione e lui stesso scrive: siccome nelle città, così ancora infatti casamenti, altre parti si aspettino all'università di tutti, quindi al grande pubblico, altre alla comunità di pochi ed altre a quelle di uno solo. Questa distinzione che oggi ci appare assolutamente naturale, che ci siano degli spazi più pubblici e più privati in una casa, era lungi dall'essere ai tempi di Alberti. In effetti una quantità di fonti, dall'archeologia alla letteratura all'arte, ci mostrano come lo spazio domestico alla fine del Medioevo fosse notevolmente fluido, e le parti della casa, come le chiama lui, nel 400 erano raramente pensate per servire alla comodità di uno solo. Torniamo indietro in realtà a questo schema dove si può capire come ci sia proprio una coreografazione dei diversi usi della casa. Per teorizzare questa casa compartimentalizzata quindi in spazi molto specifici, Alberti si rifà agli antichi. Infatti voglio riportare questo diagramma qui perché quelli di voi che hanno familiarità con la casa romana si può capire chiaramente un tentativo di rileggere la casa romana con il suo atrio e con la sua serie di peristili, giardini, eccetera, eccetera. E quindi il richiamo agli antichi, come diceva anche per Vittorio prima, per legittimizzare il suo modello, è interessante notare come muoversi nel suo muoversi tra verbi al passato e verbi al presente, Alberti sfuma questa differenza tra quello che fu e quello che dovrebbe essere. E la sua descrizione della casa romana diventa una prescrizione per la casa quattrocentesca. Alberti divide quindi il portico e l'antiporto, che sono per universalità, dalla corte, androne e la sala, che sono per gli abitanti propri. Qui vediamo l'introduzione di un primo livello di privacy, che vede il portico accogliere visitatori casuali, mentre serra il controllo sull'accesso all'androne e agli spazi semipubblici che seguono. Quindi questa è la serie di sequenze d'accesso a cui accennavo prima. Alberti non stava inventando nulla che non succedesse già in abitazioni urbane di una certa scala, ma vale la pena non fare notare che non sta menzionando la presenza dei luoghi di lavoro che erano la norma al piano terreno. Se magazzini, uffici e laboratori erano spesso aperti verso una corte e chiusi verso la strada fino al 1200,
Nell'ultimo scorcio del Medioevo, come in questo famoso affresco di Lorenzetti, vediamo che invece c'è un progressivo aprirsi verso lo spazio della strada e questi spazi del lavoro cominciano a comunicare direttamente con lo spazio urbano, come vediamo appunto da edifici ancora esistenti e iconografia contemporanea come questo affresco. Al contrario, Alberti si rifà alla casa romana per legittimare un modello domestico che rigetta queste forme ambigue di produzione, di commistione tra riproduzione e produzione, eccetera. E anche promiscuità sociale, of course, ovviamente, che ne segue. Ovviamente questo non è il luogo per discutere se la visione di Alberti della Domus fosse corretta o meno, della Domus romana, probabilmente non lo era, non aveva neanche tutti gli strumenti per poter giudicare, ma quello che ci interessa è piuttosto vedere come il precedente offre autorità ad un'immagine di separazione che era in effetti contrapposta alla prassi diffusa in quei tempi. Egli stesso dice: non debbe avere la casa se non una uscita, a ciò che senza saputa del portinaro non possa alcuno entrare e portare fuori cosa alcuna. Questa immagine di protezione si adatta meglio ai castellari dell'anno 1000 che alle case urbane ben più permeabili del 400, dove in realtà c'era una certa commistione a livello soprattutto dello spazio produttivo al pian terreno delle case. Infatti qua un piccolo esempio, questo è un piccolo palazzetto, tra l'altro appartenuto a un certo punto alla famiglia Alberti, molto alla lontana, imparentati con Leo Battista, una parentela proprio diretta, ma il palazzetto Corsi Horn, che è stato in realtà ristrutturato da probabilmente Simone del Pollaiolo alla fine del 400. Vediamo, questo è il piano terra del palazzo e come si può vedere ci sono diverse entrate, alcune delle quali hanno proprio a che vedere con un piano terra produttivo dove probabilmente c'erano magazzini, uffici o comunque attraverso i secoli spazi chiaramente produttivi e di business e non domestici, diciamo. E quindi il testo suggerisce una fondamentale malfidenza nei confronti di chiunque non appartenga alla casa, il testo di Alberti. Egli stesso scrive che i vani delle finestre degli usci non siano esposti né alla comunità dei ladri né ai vicini stessi, a cionché non interrompino, vegghino o conoschino quel che si faccia in casa o quel che vi si porti. Alberti si spinge a dire quindi che gli antichi egizi costruivano case senza finestre, di nuovo suggerendo implicitamente che il precedente offre validità alla sua raccomandazione. L'ossessione della privacy qui non ha solo a che vedere con le attività domestiche, ma anche, forse soprattutto, col possesso di cose materiali che vengono osservate gelosamente da casa. All'accumulazione immateriale, dunque, operata alla privatizzazione della riproduzione, dalla privatizzazione appunto soprattutto del lavoro femminile, corrisponde un'accumulazione materiale che in effetti risuona con l'ossessione quattrocentesca per l'acquisizione di beni di lusso, spesso soprattutto legati al processo del matrimonio. In entrambi i casi l'edificio viene messo a lavoro come questa struttura di suddivisione, di protezione, di individuazione. Di nuovo dobbiamo notare che questa prescrizione per case senza finestre esterne ovviamente andava contro la pratica del tempo, dove per ragioni sia ambientali che di rappresentazione, al contrario, le finestre giocano un ruolo ovviamente molto importante. Ma la strategia di suddivisione continua anche all'interno della casa. Le stanze da starvi a mangiare è cosa certa. Alcune servono per i padroni, alcune per i servitori. Le camere da dormire servono appartatamente per le matrone, per le fanciulle, per i forestieri. In effetti tale perfetta articolazione, separazione di classi, separazione di sessi, separazione delle generazioni e della parentela, non sarà completamente raggiunta su larga scala fino al XIX secolo, direi fino al XX secolo addirittura. Il meccanismo dell'individuazione attribuisce un ruolo specifico a tutte queste persone, questi personaggi che vivono per anni o per ore nella casa, certe volte vi passano, certe volte vi nascono e muoiono in realtà. E naturalizzando quindi questi ruoli e rendendoli quindi indiscutibili. Quindi l'architettura è una macchina naturalizzante, in qualche modo. Questo meccanismo è molto efficace nel progettare l'immagine della casa come un luogo di pura riproduzione. Abbiamo già visto che questo non era vero, perché ovviamente, a parte il fatto che la riproduzione è produzione essa stessa, c'erano anche degli spazi propriamente di produzione all'interno della casa. A sua volta la riproduzione viene ovviamente ritratta come un aspetto esistenziale che non ha niente a che vedere con la produzione. E se Alberti deve mettere tanta cura nello spiegare gerarchie che oggi ci paiono ovvie, è perché così ovvie ai suoi tempi non lo erano. È indiscutibile che le donne e i servitori fossero sottoposti al volere del padrone di casa, ma tanti altri aspetti di questa simmetria non erano altrettanto ben definiti. In primo luogo l'uso dello spazio poteva essere molto più fluido di oggi.
Mi rifaccio di nuovo al caso del Palazzo Corsicorn, che credo che sia interessante proprio perché viene ristrutturato sullo scorcio del 400, dove si vede che c'è ancora una certa commistione di queste funzioni da un certo punto di vista, soprattutto pian terreno, ma c'è già un tentativo di suddivisione dei membri della famiglia, della casa. Se vedete il piano, il primo piano, che ha la parte destra dello schermo, vedete chiaramente che ci sono due stanze che si aprono sulla sala principale, e erano le due stanze per il padrone e la padrona di casa. Padrone e la padrona di casa, come da dettami albertiani, possono visitarsi la notte senza passare per la sala, perché c'è una specie di corridoietto tra le due stanze. La pianta non è in realtà corretta perché c'è una porta in mezzo, quindi si può completamente passare da quel corridoio, quindi garantendo l'intimità della coppia, ma al tempo stesso separandola in due stanze chiaramente diverse dove possono avere una vita indipendente. In primo luogo l'uso dello spazio poteva essere ben più fluido di quello di oggi, ma si va cristallizzando sempre di più in un apparato appunto di suddivisione. È da notare che però sappiamo molte cose dalla storia dei mobili che contraddicono in realtà le speranze, la proiezione, il progetto, se vogliamo, albertiano. Perché quando Alberti parla di stanze dove si mangia, la sua convinzione nel ritrarre questa idea della sala da pranzo si scontra contro l'evidenza fattuale lasciata dalla diffusione dei tavoli a cavalletto, che in realtà erano diffusissimi fino al 1700, rappresentando una soluzione molto flessibile per imbandire tavola in luoghi e in tempi diversi e con un numero di ospiti mensali molto variabile a volte. Similmente il preteso carattere privato delle camere da letto non era sempre tale nella realtà. Sappiamo in realtà che il letto era spesso un'architettura nell'architettura, un centro di vita non solo privata ma anche e soprattutto sociale, usato non solo di notte ma anche di giorno, non per forza di cose come uno spazio di intimità ma spesso anche come uno spazio semplicemente di riparo e comfort, proprio ambientale, non solo in caso di malattia o gravidanza ma anche molto più prosaicamente in caso di freddo o semplicemente di pigrizia e stanchezza. La trasformazione del letto da ambiente di protezione, questo simbolo del tabù della riproduzione e quindi soprattutto della malattia e del sesso, è stato un processo molto lungo che è durato in realtà alcuni secoli. In secondo luogo, anche culturalmente, nel tardo medioevo, la percezione della riproduzione e del suo corollario, il lavoro domestico, utente, puoi mutare? Scusate, c'è un utente che ha il microfono aperto, non meglio qualificato, meglio che lo chiuda, grazie. Ciao, utente. Scusi, un signor utente, può chiudere il microfono? Sì, l'ho potuto bloccare io, però... Va bene, bloccali tu in futuro, grazie. Sì. Grazie, e per non intrudere nella loro intimità e non sentire cose che non dovremmo sentire. Esatto. E approfitto per dire che, senza voler interrompere Maria, abbiamo fra 5 minuti scade l'ora, fra 10 scade anche la mezz'ora, non vorrei che tu ne avessi meno, quindi tieni conto che tra i 5 e i 10 minuti avanti abbiamo esaurito il tempo per questa parte, pur essendoci mangiati la pausa, lo dico, puoi regolarti, grazie. Sì, taglierò, a un certo punto mi taglierete. Avrai comunque mezz'ora, questo. Ok, e quindi l'idea che la casa privata si deve fare per amore della famiglia, interessante perché lui divide proprio la parola domus nella versione latina dalla parola famiglia, questa è una cosa relativamente specifica perché in realtà domus e famiglia in latino alle volte sono usati come sinonimi, anche se non sono esattamente sinonimi. E c'è da dire che quindi l'idea di leggere re edificatori alla luce della famiglia è un'operazione probabilmente impropria e scorretta, perché se cerchiamo di confrontarle cercando di trovare una pretesa vera posizione di Alberti, questo è impossibile, improprio appunto, però al tempo stesso entrambi questi libri sono espressioni del proprio tempo, quindi non è completamente illegittimo usarle insieme per comporre uno sfondo storico concettuale per contestualizzarli. All'inizio della famiglia Alberti dichiara che il problema fondamentale che vuole trattare è la condizione di famiglie illustre poste in povertà, solitudine e miseria, e sembra che voglia appunto rifarsi all'idea della famiglia multigenerazionale estesa composta di diversi rami, insomma una famiglia in senso premoderno. Questa dichiarazione però è smentita dal contenuto stesso del testo, che al contrario insistentemente tende a ridefinire la famiglia come un costrutto molto più limitato, solo due generazioni e in diretta ascendenza biologica. Come spiega Giannozzo,
scusate, sono andata avanti troppo, chi chiamate famiglia, figliuoli, moglie e altri domestici, quindi solo due generazioni. Giannozzo in particolare rappresenta in questi dialoghi colui che suggerisce un richiudersi alla dimensione del privato, veemente contrario a qualunque impegno politico, ed è proprio l'impegno politico delle grandi famiglie trecentesche che viene a morire nell'emergenza di questo nuovo patriarcato, in cui il rapporto padre-figlio diventa metafora del rapporto tra Stato e cittadino. Quindi l'agonismo e la politica due-trecentesca si smorza nell'era delle signorie, parallelamente al senso dell'appartenenza alle tribù politiche, alle grandi famiglie, e cede il passo a una dimensione familiare molto più intima. E quindi, se il primo aspetto specifico di questo nuovo patriarcato è la separazione famiglia nucleare, famiglia estesa, il secondo è questo svilimento strategico della figura femminile, costruita anche nei commenti più insignificanti come il simbolo del non lavoro. Per esempio, parlando della cura dei bambini piccoli, Alberti fa dire a Leonardo: stimo tutta quell'età tenerina piuttosto dovuta al riposo delle donne che all'esercizio degli uomini, e quindi caratterizza come riposo l'attività dell'infante, ma anche tutto il lavoro riproduttivo in generale. Questo atteggiamento non è inedito, probabilmente Alberti qui ritraeva un tipo di personaggio che doveva essere familiare al lettore, ma al tempo stesso questa reparazione di questo genere di commento nella famiglia è costante e totalizzante, sancisce proprio la definitiva delegittimazione del lavoro riproduttivo ad uno stato appunto di non lavoro, mentre sappiamo che ovviamente questo non è il caso. Eppure Alberti stesso è conscio della centralità del lavoro riproduttivo, dato che fa dire ad Edoardo: ben mi duole di voi non pochi giovani Alberti che non vi siete sposati, che non avete figli, non conto meno che 22 di questi giovani parenti miei che non hanno trovato compagna o non hanno voluto prendere compagna. In effetti siamo alla prima metà del 400, in un momento di incertezza demografica, una crisi ovviamente demografica dopo la peste, che non se ne andrà mai completamente per un paio di secoli. Nell'Italia del centro-nord si scava questo fossato tra l'età di matrimonio di uomini e donne, uomini sempre più vecchi, donne sempre più giovani, per proteggere patrimonio e fertilità, ovviamente. Anche in Della famiglia ci sono immagini molto vivide di pestilenza e morte nel secondo libro, per l'appunto, e non è difficile immaginare come questa pressione riproduttiva non giovi certo ai rapporti solidali tra mariti e mogli, che appunto crescono di età sempre più separate. La figura della moglie però in questo processo di cristallizzazione sociale che segue l'epoca della peste diventa fondamentale, perché il matrimonio, stesse alleanze con altre famiglie, porta una dote, provvede eredi, ma mentre la moglie medievale era al centro di una rete complessa di forme di scambio, la moglie del nuovo patriarcato rimane isolata all'interno della casa privata che Alberti menzionava. Alberti fa dire al suo solito Leonardo che se avesse moglie non pagherebbe una nutrice, perché la medesima madre è la persona che deve allattare il bambino. Il dialogo si sofferma sulle politiche dell'allattamento in un modo che parrebbe quasi bizzarro per noi moderni, ma il rifiuto della nutrice è un sintomo fondamentale dell'accumulazione primitiva, perché veramente significa che la donna è veramente avulsa, completamente separata dal tessuto familiare e sociale che aveva gestito la cura dei bambini per secoli, forse da sempre, e qui nasce appunto quell'idea di maternità diadica, simbiotica, che coltiviamo direi ancora oggi in realtà. E quindi Alberti ritrae in maniera chiarissima questo momento in cui il lavoro riproduttivo della donna, come parte della società, anche parte di reti di solidarietà, viene mistificato in compito affettivo della madre. E che la posizione di Alberti stessa in materia sia ambigua, non necessariamente simpatetica al patriarcato, ce lo dice il personaggio stesso di Battista, quindi lui stesso, in Della famiglia, dove in realtà loda l'idea di solidarietà e di amore tra il marito e la moglie all'interno della coppia. Quindi è difficile dire se le posizioni espresse da tanti testi albertiani siano in materia di misoginia, siano una caricatura o un riflesso di opinioni correnti al tempo o una parte sostanziale del suo pensiero. Leonardo stesso si adombra: taci Battista, non mi calunniare, non interpretare le mie parole come se io intendessi recuperare i femminili animi e costumi. E quindi la figura della donna diventa chiave nella scissione della famiglia e del suo contesto sociale, un'ossessione che, come già detto, si esprime in Dare edificatoria come monito a progettare case che siano bolle multifunzionali, che offrono tutto ciò di cui la famiglia ha bisogno. Sappiamo che in realtà questo era quasi impossibile. La maggior parte delle famiglie, anche relativamente abbienti, condivideva con altri qualche forma di infrastruttura domestica, da pozzi a forni a scuderie. E in effetti nella famiglia Giannozzo sembra notare che una vera sostenibilità economica, verrebbe quasi da dire ambientale, è possibile solo quando più famiglie collaborano, come dice in questa citazione, che non vi leggo per brevità. Ammette Giannozzo anche che vorrebbe che tutta la sua famiglia, i rami della sua famiglia, abitasse insieme sotto lo stesso tetto, ma si lamenta del fatto che il fratello non vive più con lui, quindi sancendo il fatto che questo modello di famiglia multigenerazionale e con diversi rami è ormai già venuto a mancare e si è diventata in realtà molto più una famiglia nucleare, come lui stesso diceva, solo due generazioni, come discutevamo prima.
E di questa economia domestica la femmina, la donna diventa il custode, e infatti Leonardo di nuovo a dire che le femmine sono molle e tarde per natura e quindi sono buone solo a custodire e non a produrre. E Giannozzo, concordando, racconta ai parenti come ha istruito la propria novella moglie a diventare questo custode della casa, questa manager, ma proprio soprattutto questa custode della casa, mostrandole dove si trovano tutte le proprietà da serbare, ma serbando lui stesso i segreti, tutti i suoi effettivi traffici. Anche se Giannozzo non descrive direttamente la sua casa, gli strati di privacy che narra nel suo racconto suggeriscono un alto livello di complessità funzionale, con camere da letto distinte per generazione e sesso, come abbiamo già visto prima, con soglie ben rimarcate tra aree più pubbliche e più private della casa. Quindi è proprio forse il primo testo che parla della casa come meccanismo tipologico, direi. In sostanza, quello che Giannozzo descrive è ciò che oggi chiameremmo l'appartamento, come già dice la parola, un sistema di separazione, di individuazione. Alberti certo non ha inventato l'appartamento, ma i suoi scritti ci offrono una prospettiva sui dubbi e sulla contraddizione che animavano il secolo in cui la separazione moderna tra produzione e riproduzione cominciò a effettuarsi su una scala più larga e significativa, separando i sessi, i classi, le classi, i ruoli, le età. La diffusione dell'appartamento ha naturalizzato questi ruoli, soprattutto ha nascosto il lavoro riproduttivo dietro soglie incrementalmente moltiplicate dell'appartamento, attuando una forma di accumulazione che forse è primitiva, primitiva sì perché va a toccare il nostro corpo, ma è lungi dall'essere primitiva in senso cronologico, dato che è per molti, e direi soprattutto per molte, molte di noi, indubitabilmente ancora in atto. Grazie. Benissimo, grazie a te per la presentazione, anche per aver rispettato l'indicazione dei tempi. Io adesso, rinunciando alla pausa, darei poi, fatta questa prima serie di interventi, la facciamo una pausa, interventi a commento, sì, Jacopo, siamo d'accordo, darei subito la parola a Raffaele, così è tranquillo, anche se avendo più di mezz'ora al momento in cui se ne va, il suo quarto d'ora potrebbe svolgerlo anche dopo, ma abbiamo già dato conto di questa disponibilità. Noi abbiamo scelto diverse figure per commentare in prima battuta questa serie di osservazioni molto ricche e molto interessanti, che io ho apprezzato molto, devo dire, adesso magari qualcuno mi picchierà, ma a me sono piaciute parecchio, ho assolutamente apprezzato anche lo sforzo molto serio di andare a fondo. Volevo non fare un commento, ma introdurre Andrea, Raffaele. Volevo interromperti un attimo, non so se forse Mario deve lasciarci prima di Raffaele, allora ditemi voi. Chi è Mario? Addirittura. Bene. Va bene, d'accordo. No, posso, ho ancora un'ora come minimo. Allora, okay. Non c'è calma. Non facciamo prendersi l'ansia. No, perché mi ha accennato la cosa prima. No, benissimo, nessun problema. Adesso un attimo solo. Dicevo, abbiamo scelto diversi punti di competenza per dare una reazione a questa presentazione. Quello di Raffaele, che non è, posso dire, uno specialista di Giambattista Alberti, ma invece è qualcuno che, avendo insegnato e tuttora insegnando estetica come professore alma mater, Università di Bologna, ha alle spalle un lungo lavoro sulle categorie estetiche e anche sui rapporti tra estetica e architettura. Quindi la sua è una voce, diciamo, di taglio filosofico, e ci abbiamo tenuto molto a metterla nel bouquet delle reazioni, accanto a quella degli storici, degli specialisti più acclarati del singolo punto. Allora, se mi permetti, Raffaele, anche nel tuo caso rimando alla card che contiene una dettagliata bibliografia, ti darei subito la parola per farmi a caldo rispetto a quanto già. Grazie Andrea per questo invito e grazie anche alla scuola di dottorato che è ben presente a questa introduzione a questa lezione. Naturalmente anch'io non posso che dire benissimo di tutto ciò che è stato detto, per l'originalità, la puntualità e anche le prospettive, sia quelle interpretative che quelle descrittive e anche quelle propositive. Il mio intervento dunque riprende ciò che avete detto voi, cari colleghi, dal punto di vista della questione della modernità e dell'antichità, perché
Alberti è proprio il nostro caso in questa direzione, cioè dobbiamo capire come si è, chi è costruito questo lavoro, come si è costruita questa identità del lavoro e della comunità. Quindi avete esposto i punti chiave che io ho apprezzato moltissimo ed è una chiave decisamente necessaria. Da molto tempo non si sente più parlare di una lettura marxista o di una lettura di questo tipo dell'architettura, quindi non solo ben venga, che si segua, perché altrimenti sfugge che cosa? Sfugge la realtà, sfugge la storia, sfugge la cultura, sfugge il radicamento e sfuggono i processi, no, di ideazione, che sono processi di costruzione della società e di costruzione anche degli oggetti delle comunità. Dunque, quindi, ho molto apprezzato questo profilo che contemporaneamente muoveva l'ambito di questo dell'architetto che si distacca dall'artigiano sempre più, ovviamente, perché è proprio con Alberti che si ha questo passaggio di delezione, cioè da delle arti, tra cui l'architettura, da una condizione più povera, una condizione più alta, più ideativa, e senza dimenticare, come dicevo, questo elemento materiale, culturale. Quindi ho apprezzato moltissimo. Quindi si è parlato prima della cultura del progetto, si è parlato dell'elemento domestico, familiare, delle figure femminili. Bene, allora io vorrei dire, dal punto di vista di un'estetica dell'architettura, ecco, ci siamo, cioè questo sentire che è radicato allo stesso tempo sull'ideare, sul offrire delle idee, che parte da, e questo offrire le idee muove dal disegno. Cioè c'è un disegno interno del fare, è il disegno interno del fare che promuove tutto. Come voi avete detto, questo disegno interno del fare è ciò che poi determina anche le varie condizioni dell'essere sociale. Quindi non si ferma lì semplicemente a un distacco, cioè un processo che dal punto di vista filosofico noi sappiamo, guardiamo le cose, theorein, stiamo al di qua, le guardiamo e ci inoltriamo nel fare attraverso questa distanza. Ma c'è qualcosa di più. Attraverso questa vostra interpretazione abbiamo lo sviluppo di una società che si è sviluppata da quel tempo fino alla società moderna e contemporanea, di cui poi io chiuderò con una domanda che farò ai colleghi che hanno fatto questa presentazione così eccellente. Cioè estetica, quindi, come ambito della sensibilità e come ambito del fare, cioè della poiesis, dentro cui sta l'architettura e stanno la scultura, la pittura, cioè le arti della rappresentazione, per, cioè una filosofia della rappresentazione, un guardare per fare, guardare per costruire. Quindi ecco che cosa mi ha interessato molto in questa vostra vostro sguardo, il fatto che si riaffacci un'analisi politica dentro lo sguardo che è capace di ideare, di fare e di ideare. E mi avete fatto ricordare sul tema delle forme dell'arte, delle forme dell'architettura e del fare la città, perché ho visto varie immagini che sono competentissime, mi avete fatto ricordare l'analisi di Panofsky attorno all'idea, cioè in quel libro importante per tutti, per noi poi filosofi, cioè l'idea, il contributo alla storia dell'estetica. Un testo del 24, che in Italia è stato tradotto soltanto nel 52, ma secondo me è una chiave, non solo la chiave nell'ambito simbolico, ma una chiave anche dal punto di vista di una interpretazione del fare, perché l'idea mostra appunto questa
trasformazione, questa mutazione di uno sguardo che va verso l'oggetto, che è prima d'essere oggetto, oggetto rappresentato, e quindi pone già una cosa che per noi è importantissima nel momento attuale, cioè qual è il rapporto tra realtà e simulazione, qual è il rapporto tra elemento virtuale ed elemento reale della nostra attività creativa e costruttiva. Quindi la potenza progettuale è legata a questo sguardo fondativo che nasce soprattutto lì, come è la nostra radice moderna e contemporanea. Attorno a quello sguardo si muove tutta la comunità, cioè avete dato uno squarcio, io capisco, cioè le cose sono complessissime, ma in un'ora avete dato uno sguardo che in parte rovescia, in parte ribalta e in parte offre una lettura sull'oggi, cioè sulla necessità della bellezza come elemento superfluo, oppure sulla bellezza o sulla sua assenza nel momento in cui vogliamo disegnare una progettualità distributiva, partecipativa di questo bene dell'idea, cioè del disegno come promozione estetica del presente e del futuro. Cioè, quindi, già in Panofsky si poneva circa quasi 100 anni fa il problema del trattenere, no? L'esperienza, la sensibilità in un rappresentare che non fosse solo un'astrazione, intendiamo, ma che fosse proprio in quello sguardo pensante che ha già la realtà in mano. Avendo la realtà in mano nella distinzione delle figure operative che avete dato, però promuove non solo i discorsi, ma promuove la società stessa. Un'altra parte interessante, perché mi è venuto fuori la parola discorso, è la retorica. Cioè, in Alberti si ha la dimensione retorica, cioè le cose sono raffigurate attraverso le parole e come le parole vengono organizzate. Infatti sì, avete usato tanti termini che sono proprio dei processi tipici della connotazione retorica. Quindi è la politica di questo disegno interiore che s'affaccia nel promuovere sociale. Questo secondo me è veramente molto interessante. La separazione che avete colto tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, questa, diciamo, separazione, questa dissociazione, questo smembramento che è stato necessario, che va in un certo qual modo ricomposto. Ci hanno provato tanti in questo secolo, e non parlo di varie rivoluzioni sociali, a dare un'altra dimensione all'architettura. Ragionarci nuovamente vuol dire, ecco, proporre il presente nella prospettiva di un futuro accettabile. Quindi l'accumulazione di cui avete parlato, questa radice marxista, deve essere di nuovo ripresa come un termine che sia adatto allo spazio della comunità e allo spazio domestico, allo spazio delle relazioni, oltre che allo spazio della scoperta. Noi siamo abituati a vedere il mondo completamente e sempre scisso, ma il mondo è sempre in relazione. Quindi voi avete fatto una storia utilissima per questa poiesis, che è il disegno interiore su cui si è soffermato circa 100 anni fa Panofsky, in un modo secondo me davvero esemplare, che voi avete ripreso in un'assoluta novità. Ora, andando verso, perché il tempo passa veloce, mi sono segnato tantissime cose, come l'altro aspetto che pone l'architettura e le arti in questa istanza di promozione e anche di socialità, oltre che ideazione, è l'autonomia e l'eteronomia dell'arte. Cioè, l'arte fino a quando, fino a che punto è realmente autonoma? Ma perché sviluppa un ideale? Abbiamo già detto in questi discorsi che
se noi riduciamo l'elemento della spinta artistica all'ideale, allora andiamo fuori, completamente fuori. Se noi invece vediamo la dimensione dell'ideale nella spinta di un disegno costruttore che è interno e che promuove, quindi non una spinta meramente di interpretazione crociana di questo disegno interiore, beh, andiamo in un profilo utilissimo. Ecco, allora, in questo rapido commento vi chiedo questo. Cioè, secondo voi, tutto il discorso che viene fatto, che avete fatto, che è interno ai testi dell'Alberti, sulla bellezza, è un discorso che possiamo dire troppo astratto o superficiale, oppure è effettivamente reale? E l'altro punto è l'architettura e l'urbanistica come opere dell'arte, come opere democraticamente usufruite e partecipate, hanno un futuro proprio se noi lavoriamo su questo invito a lavorare sul disegno interiore? Cioè è una macchina della sensibilità ed è una macchina anche dell'operare. Quindi io chiuderei, non dico provocatoriamente, ma chiuderei con il lancio di un'idea che mi avete mosso voi e che è una riflessione sullo stereotipo. Cioè molto spesso lo stereotipo viene visto accanto al kitsch, eccetera, eccetera. Ed è vero, però lo stereotipo indica anche delle modalità di operare, che quel disegno interiorizzato tra gli artisti pone poi nell'ambito di un fare organizzato. Cioè forse l'elemento della bellezza, soprattutto in oggi, dove, come dire, la metà della terra è occupata dalla dimensione urbana, ragionare sulla dimensione dello stereotipo non è improprio, potrebbe anche non essere infruttuoso. Io vi ringrazio molto, ma voglio ascoltare anche gli altri, perché fino alle 4:45 ci sono. Grazie dunque immensamente. Grazie molto anche a te, Raffaele, anche per aver rispettato i tempi. Io adesso, visto che Carpo ha tempo fino alle 5, andrei su ritornare all'ordine che avevamo deciso, cioè darei la parola a Massimo Bulgarelli, ricordando che il suo lavoro è un lavoro di specialista, in questo caso con ponderose monografie su Alberti Architetto e sulla architettura in generale tra il 400 e 500 in Italia. Bulgarelli ha scoperto, non so neanche io che lo conosco da tanto tempo, ha pubblicato anche recentemente un libro coletaneo su utilità e danno della storia, visto che un po' il focus del nostro seminario è il rapporto tra il progetto anche oggi e la dimensione di storia dell'architettura, quanto mai utile avere anche la sua reazione. Mi permetto di ricordare, dire a Annalisa, che abbiamo anche ottenuto una disponibilità di Massimo a farci poi un seminario suo su Leon Battista Alberti Architetto, il che sarà un'opportuna modalità per continuare questo lavoro. L'abbiamo ormai incastrato, quindi non può che essere disponibile, ma troveremo la data. E quindi prego Massimo. Grazie, su un seminario vediamo poi comunque. Prima dici, poi togli la mano, ormai. Vabbè, grazie agli organizzatori e grazie ai due relatori. Io partirei da una prima questione, cioè da una domanda sostanzialmente, cioè a chi si rivolge il deredificatorio, cioè per chi è stato scritto il deredificatorio. Perché Alberti è un personaggio molto, molto singolare, no? Nel panorama della cultura, non soltanto architettonica del 400, non fa l'architetto, lui fa l'abbreviatore papale e quando, come dire, riesce ad arrotondare, mette insieme
dei benefici ecclesiastici, quindi non guadagna come architetto, è un architetto, e non solo per questo è un architetto anomalo, perché, ma perché è un patrizio fiorentino, quindi ha uno status sociale che è equiparabile a quello dei suoi committenti in qualche modo. E qua si può fare una prima considerazione sul committente, cioè Aureli prima diceva che questa separazione fra, che lui introduce fra architetto e maestranze, come dire, aumenta il potere del committente sul cantiere, no? Non lo so, io, perché Alberti dice esplicitamente nel edificatorio che l'architetto sceglie il committente, cioè non è il committente che sceglie l'architetto, ma lui dice questa cosa e la pratica, nel senso che noi sappiamo che per Sant'Andrea Mantova è lui che sceglie il committente, è lui che si rivolge a Ludovico Gonzaga, e questo ci dà una prima indicazione, cioè l'architetto di cui parla Alberti nell'edificatoria è Leon Battista Alberti, cioè non parla di un architetto generico sostanzialmente, parla, è una specie, la possiamo considerare, anche se diciamo è una affermazione un pochino che andrebbe precisata, la possiamo considerare una specie di autobiografia in forma di architetto, anche se lui, lo ripeto, non è un architetto in senso proprio. Ma il fatto che lui scriva in latino esclude che il De Edificatoria si rivolga agli architetti del 400, si rivolge appunto ai grandi committenti o eventualmente agli umanisti, come lui stesso dice all'interno del testo. Cioè sostanzialmente il suo pubblico sono Sigismondo Malatesta, Ludovico Gonzaga, Federico da Montefeltro, i papi, Pio II, Niccolò V, cioè tutti i personaggi con cui lui è anche spesso in rapporti di amicizia, e ha anche una funzione precisa dell'edificatorio, cioè quello di alfabetizzare questi personaggi perché siano in grado di comprendere un'architettura che è completamente nuova, cioè la sua architettura, sostanzialmente l'architettura a cui lui sta pensando sostanzialmente. Quindi tutta la parte sull'ornamento, tutta la parte diciamo dal sesto al nono libro dell'edificatore, quella sulle forme architettoniche, che è una parte sulle ragioni, sulla ratio dell'architettura antica, va presa come una lezione di architettura sostanzialmente, no? Ma questo non significa che lui faccia un'architettura che dipende da quelle ragioni, anzi tutt'altro, cioè qua bisogna fare un po' attenzione, perché se noi guardiamo le sue architetture si distaccano sistematicamente dalle norme che lui stesso stabilisce nell'edificatore. E quindi qua cade un'altra osservazione rispetto a quello che è stato detto, per esempio sugli ordini architettonici e sulla standardizzazione del cantiere attraverso gli ordini architettonici, no? Io credo che il concetto stesso di ordine architettonico, che noi usiamo in modo abbastanza disinvolto anche per l'architettura, quando si parla di architettura del 400, sia utilizzabile propriamente a partire dagli anni 30 del 500, cioè quando cominciano a uscire i trattati di Serlio sostanzialmente. Prima non c'è né una standardizzazione e neanche c'è il concetto di ordine architettonico, cioè tanto più Alberti nelle sue opere non usa ordini architettonici, usa specifici riferimenti a specifiche architetture che possono essere antiche o non antiche. E questo introduce un'altra questione ancora, cioè la funzione dell'architettura. Lui stesso in diversi passi dell'edificatoria dice che certo l'architettura ha una funzione politica, su questo non c'è dubbio per Alberti, cioè lui quando parla dell'ornamento dice che senza ornamento non esiste di fatto la società civile, no? L'ornamento è il garante della società civile, quindi gli attribuisce una funzione piuttosto precisa e anche direi importante.
però dice anche che l'architettura è comprensibile a tutti, a diversi, in modi diversi, cioè c'è chi la comprende con l'intelletto e c'è chi la comprende con i sensi, no? Per cui si rivolge a tutti quanti, l'architettura non è incomprensibile di per sé, anche la sua architettura, e questo ha a che fare, credo, col fatto che lui non utilizzi solo modelli architettonici antichi, ma usa anche, fa riferimento sempre, modelli architettonici che fanno parte della tradizione architettonica del luogo in cui si trova a progettare, cioè tradizione architettonica fiorentina a Firenze, diciamo adriatica a Rimini, e poi a Mantova si inventa una specie di tradizione architettonica. Sarebbe un discorso complicato, ma però insomma fa sempre in modo che ci siano degli elementi riconoscibili nelle sue architetture da tutti. Ecco, sulla i personaggi a cui il reedificatorio si rivolge, quindi questi committenti, includiamo anche Giovanni Lucellai, che non è un signore, non è un grande committente come gli altri, però è pur sempre un grande banchiere fiorentino e un grande mercante fiorentino. Per tutti questi credo che come dire, l'architettura sia considerabile come uno spreco, come come un dono per certi versi, come cioè si possono chiamare in causa qua due, credo, categorie che risalgono all'antichità. Una è la magnificenza, che è una categoria aristotelica e che viene utilizzata in diversi testi quattrocenteschi. L'altra è quella di liberalitas principis, che ha origini auguste e imperiali, e che significa che il principe è tenuto politicamente a costruire, a realizzare architetture per garantire appunto il funzionamento della società. Ma mi pare che siano tutte categorie che escludono, o che comunque non siano coerenti rispetto all'accumulazione, cioè sono categorie che parlano invece del contrario dell'accumulazione, no? Cioè dell'architettura come spreco, come quando si parla di, quando per esempio Filarete nel suo trattato parla appunto della liberalità del principe, dice che il principe fa della beneficenza quando organizza questi grandi cantieri, pubblici, no? Quindi c'è anche un'implicazione cristiana in questa categoria che viene utilizzata. E Giovanni Lucellai scrive che le principali azioni di un uomo sono quelle di generare, cito, e di edificare, che sono la beneficenza, l'esempio massimo di accumulazione primitiva, va bene, cioè si può parlare dell'altra faccia, no? Eventualmente dell'accumulazione, lo spreco è forse la possiamo considerare l'altra faccia dell'accumulazione, non lo so. Appunto Giovanni Lucellai scrive che le due principali attività dell'uomo sono generare ed edificare, e scrive anche che l'attività più dolce, scrive, è lo spendere, non il guadagnare. Quindi anche qua, cioè, l'architettura non mi sembra che abbia a che fare con il concetto di accumulazione. Per tutti loro, di sicuro, credo che sia ovvio che questa distinzione che Alberti istituisce sia ovvia, nel senso che la distinzione fra architetto e maestranza sia scontata, nel senso che appunto si può tornare un attimo sulla miniatura che ha mostrato Aureli prima, quella di Lanfranco nel codice dell'archivio capitolare di Modena,
dall'undicesimo secolo in poi i grandi cantieri italiani, i grandi cantieri delle cattedrali, ma delle grandi fabbriche italiane, nei grandi cantieri si incontra una distinzione molto precisa, no? Fra architetto, anche se non sempre è chiamato architetto, edificator, maestro, però il concetto è quello, fra chi dà il progetto e chi esegue, tant'è che si potrebbero fare molti altri esempi oltre a Lanfranco, ma Lanfranco lì è rappresentato con le vesti curiali lunghe, che non sono quelle di un maestro, e con il bastone del comando, per l'appunto, appunto comanda, come diceva prima Aurelio, ma dà il progetto, cioè anche Trachtenberg, quando parla del progetto che si sviluppa nel tempo, nel corso del Medioevo, è una, cioè la costruzione che si sviluppa nel tempo, nel corso del Medioevo, parla di una concatenazione di progetti, cioè c'è sempre un progettista che interviene nel corso della costruzione. Quindi diciamo che questo tipo di affermazione è un'affermazione scontata in qualche modo. Ecco, però Alberti forse introduce un'altra questione, insiste su questa cosa, perché questa distinzione viene introdotta nell'incipit proprio del trattato, nel prologo, e poi ci ritorna sopra nel nono libro, no? E lì c'è questa solenne dichiarazione, lui scrive Magna est res architectura, citando Cicerone senza esplicitarlo, e poi segue la descrizione, il profilo dell'architetto. Il profilo dell'architetto è il suo profilo, cioè in quel momento e anche successivamente solo lui si può comportare in quel modo, cioè da una parte studiare le architetture attraverso il disegno, che è un disegno come quello del progetto, non è un disegno in prospettiva, ma è un disegno in proiezione ortogonale, esattamente come quello dei cantieri gotici, che permette di controllare il progetto, ma anche di studiare fino a fondo l'architettura antica e studiare l'architettura antica tramite il disegno e studiare l'architettura antica leggendo i testi, è quello che fa Alberti nella biblioteca di Niccolò V a Roma, che è probabilmente la biblioteca più fornita dei testi latini e greci del tempo, no? Ecco, Cicerone, per tornare alla questione della retorica e dell'architettura, lui usa in questa famosa lettera a Ludovico Gonzaga il concetto di aptum decorum, che è un concetto appunto che viene dalla retorica antica e che equipara in qualche modo l'architettura al discorso del rettore, nel senso che dicevo prima, cioè l'architettura deve essere apta, nel senso che deve tener conto del pubblico, deve tener conto del luogo, deve tener conto della specificità delle occasioni. Quindi tiene conto non soltanto del committente, ma anche della specifica collocazione dell'edificio, no? Ecco, credo che il fatto che lui specifichi quale sia la figura dell'architetto, che deve essere un architetto umanista per l'appunto, cioè all'epoca lui sostanzialmente, introduca un'altra distinzione, cioè lui non sta parlando soltanto delle maestranze quando dice che l'architetto è diverso dal Faber, come scrive, perché il modo in cui lui procede è finire un progetto e consegnarlo a un altro architetto che esegue il progetto. Tutte le sue architetture sono realizzate in questo modo, da varie figure, Matteo De Pasti, Fancelli, eccetera, eccetera. Se noi guardiamo i termini che lui utilizza nell'edificatoria, proprio all'inizio, in occasione della prima distinzione che lui fa fra architetto e maestranze,
lui parla di Faber Tignarius, che è un'espressione che ricorre, mi pare, non più di 3 volte in tutto il De Reificatoria. Tignarius vuol dire propriamente maestro d'ascia, legnaiolo, no? E nelle altre due occorrenze quello è il significato, cioè appunto legnaiolo. In questo caso invece, secondo me, la definizione ha a che fare con un testo che lui conosce bene, che è il Digesto, cioè una parte del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano. Lo conosce bene perché lui si laurea a Bologna in diritto civile e canonico, e in un passo del Digesto si legge, lo leggo in latino: Fabros Tignarius dicimus, non eos dum taxat qui tigna dolant, sed omnes qui edificant. Cioè, chiamiamo appunto Fabros Tignarius non soltanto quelli che lavorano in legno, ma tutti quelli che costruiscono. Allora, qui c'è, secondo me, una precisa distinzione fra la sua figura di architetto, cioè fra lui e tutti anche gli altri architetti che lavorano nei suoi cantieri, nei cantieri che vengono condotti sulla base dei suoi progetti. E a proposito, ci potrebbe anche essere un'ulteriore, come dire, specificazione, nel senso che proprio il documento che citava prima, che è stato citato prima, quella lettera famosa a Matteo De Pasti, lì ci fa il nome di Antonio Manetti, che è Antonio di Manetto Ciaccheri, che è questo personaggio che evidentemente si intromette nel cantiere albertiano, e Alberti difende il suo progetto e dice che le cupole devono essere alte il doppio del loro diametro, e appunto Alberti risponde che crede di più a chi ha costruito Terme e Pantheon che non a persona, che non a Manetti. E credo che ci potrebbe essere proprio nel Reificatorio, in quel passo, un specifico riferimento a questo episodio, perché Manetti è appunto un legnaiolo che lavora a Firenze nei cantieri brunelleschiani. Scusa, ecco, Massimo, non vorrei interromperti, ma siccome abbiamo una tornata successiva, le tue osservazioni sono tutte molto pertinenti. Vai. Solo un'ultima cosa, che non mi pare che Alberti nel De Reificatoria indichi cioè con la questione dei tempi del cantiere, della standardizzazione dei tempi del cantiere, non mi pare che ci sia nel De Reificatoria un'indicazione sulla accelerazione dei tempi del cantiere, anzi ci sono diversi passi in cui lui si esprime in modo diverso, insomma, fine. Grazie. È tutto molto ricco e interessante quello che stai dicendo, e abbiamo tempo, visto che tu almeno resti ancora un po' dopo per discutere e a fare altre osservazioni. Io darei la parola a Mario Carpo, così finiamo il primo giro di interventi e poi vediamo come gestire le repliche, magari riusciamo a farle anche prima che alcuni se ne vadano, forse ha più senso. Comunque dopo vediamo. Mario Carpo, anche qui rimando alla CARD, è invece uno specialista, insegna sia a Londra che a Vienna, alla Bartlett University College e alla Universität für Angewandte Kunst di Vienna. Ha scritto vari lavori sull'architettura antica, anche tra cui Alberti, Raffaello, Sergio e Camillo, eccetera, di qualche anno fa, ma con interventi recenti ulteriori. Prego Mario Carpo, così riusciamo a fare il giro che ci siamo ancora tutti. Grazie. Grazie, grazie. Mi sentite?
Sì, grazie. Tutto a posto. Grazie dell'invito, mi fa piacere, ho imparato molto, mi fa anche piacere ogni tanto sentire qualcuno che parla italiano, visto che, come Pier Vittorio sa, l'estero è una lingua che non si parla spesso. Ho imparato molto, particolarmente, devo dire, dal secondo intervento di Maria, che ringrazio perché io sono un ignorante sull'argomento, non ho mai letto il Della Famiglia, quindi devo credere a ciò che Maria ci ha raccontato, e devo dire che non mi ero mai neanche accorto che Alberti applicasse il suo spirito radicalmente classificatore alla suddivisione e alla separazione delle funzioni dell'appartamento. E non mi sorprende, visto che l'intero deridificatorio è una macchina di classificazione puramente aristotelica, che lo stesso spirito si applichi alla separazione delle parti della casa, che noi consideriamo primitiva nel contesto, ma che era in realtà una novità originale, visto che nella casa tardo medievale la separazione delle funzioni non esisteva. Io avevo dato un'occhiata per altri motivi a questa vicenda tanti anni fa e credo di ricordare molto vagamente, da prendere con riserva e con grano di sale, e come sappiamo il deredificatorio non è illustrato, ma credo di ricordare che la prima volta che si trova in un trattato di architettura si trovano delle piante di logis, di appartamenti, con un'indicazione scritta delle funzioni delle stanze, cioè stanza per dormire, stanza per mangiare, stanza per i servi, sia in un trattato poco noto tedesco dell'inizio del Seicento, Furtenbach, architettura civile, mettitela in latino, 1626 o 38, 42, qualcosa del genere. Non ho potuto verificare ora, evidentemente, ma date un'occhiata perché potrebbe essere la prima volta che in un trattato si vedono delle piante con delle stanze e dove per iscritto ad ogni stanza in un disegno è indicata la destinazione. Questo è l'unico footnote all'interessante presentazione che ho sentito. Per l'altra parte, la questione del paradigma albertiano, Pier Vittorio ed io da tanti anni corroboriamo i nostri studi reciproci perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda e da punti di vista a volte diversi illuminiamo gli stessi fenomeni. La storia del paradigma albertiano è una storia che io in parte ho raccontato in The Alphabet and the Algorithm. Curiosamente questo libro è apparso contemporaneamente al libro di Marvin Trachtenberg, che io all'epoca conoscevo e anche frequentavo, ma lui non sapeva che io stessi scrivendo questo e io non sapevo che lui stesse scrivendo quello. Quando i libri sono apparsi, dicevano cose simili all'insaputa l'uno dell'altro e ancora da punti di vista molto diversi. L'argomento è la separazione drastica fra progetto e cantiere. Il progettista non costruisce, il costruttore non progetta. Il peccato originale della modernità, the thinker doesn't make, the maker doesn't think. E ci sono certo precedenti, ma Alberti è il primo che lo dice e questo è l'inizio di quello che io chiamo il paradigma albertiano, l'invenzione della nostra professione. Dico sempre ai miei studenti, dovrebbe esserci un busto di Alberti nella lobby di ogni scuola di architettura, Alberti dovrebbe essere il santo protettore per paesi cattolici della professione dell'architetto, perché senza di lui noi non saremmo in una facoltà di architettura a studiare l'arte del progetto, saremmo su un cantiere a prendere come un falegname o un elettricista on site. E l'invenzione dell'architetto come professione, dell'architettura come authorial autographic notational art, un'arte autografica, autoriale, allografica, autoriale, notazionale, che si manifesta attraverso la notazione, il disegno, pianta, alzato e sezione o qualcosa di molto simile. È il modo, the way of making che ancora conosciamo oggi, we build by design, and we design by notation. We take it for granted, pensiamo che sia sempre stato così, ma prima di Alberti non era così. Alberti è il primo che ha detto che si debba fare così. Ci sono voluti 4 secoli perché questa visione diventasse mainstream, ma lui è stato il primo a dirlo. Tuttavia, guardiamo alla questione per una volta non dal punto di vista di chi viene upgraded alla professione di architetto, ma dal punto di vista di chi viene retrocesso alla professione, non alla professione, al mestiere, al lavoro di operaio. Perché prima del paradigma albertino,
Umbertiano, l'artigiano, membro delle corporazioni, pensa e fa nello stesso tempo, come Pier Vittorio ha detto. Con la separazione albertiana, alcuni artigiani vengono upgraded, promossi al ruolo di artisti. Artigiano e artista nel Medioevo erano la stessa parola, ma con Alberti sono due parole diverse. L'artista è un intellettuale, un sapiente, uno scholar, un umanista, un autore. Bene, per quelli che sono upgraded va tutto bene. Ma cosa succede ai 99% al resto del cantiere, che invece di essere upgraded al mestiere, alla professione di architetto, sono retrocessi al lavoro di operaio? Perché questi sono operai che sono pagati alla giornata. Sono in un certo senso, nel lessico moderno, dei proletari, perché non sono più proprietari dei mezzi di produzione che utilizzano. Questo è un caso da manuale di quello che Karl Marx chiamava Entfremdung, la separazione, parola chiave che voi avete usato, alcuni lo traducono alienazione. Nelle due accezioni marxiane, la separazione delle forze produttive dal possesso dei mezzi di produzione, perché l'artigiano medievale, membro di corporazione, era un imprenditore indipendente, lavorava a suo profitto, a sua perdita, era proprietario dei suoi mezzi di produzione. L'operaio nel cantiere albertiano è pagato alla fine di ogni giornata in funzione delle ore di lavoro che ha fatto. E il secondo significato dell'alienazione marxiana è che l'operaio che lavora in questo modo non è più un essere umano intelligente, è retrodotto alla pura bestialità di una macchina che ripete operazioni automatiche, perché non è più un essere in grado di pensare e può scegliere come realizzare il task che gli è stato assegnato, deve seguire uno script per realizzare, per eseguire gli ordini che riceve. E qui si apre una lunga storia nella storia del lavoro moderno, perché, piccolo scoop, vi dico ciò a cui sto lavorando ora, ma stavo correggendo nel weekend le prime bozze del mio prossimo libro, dove ho un capitolo sulla storia, sulla lunga storia del lavoro robotico, di quello che, come si dice in italiano, i robot fanno ora. E il precedente diretto del lavoro robotico, della robotica industriale, è la catena di montaggio industriale, the moving assembly line, il fordismo. Però il precedente diretto della moving assembly line fordista è The Scientific Management di Frederick Taylor e Time and Motion Studies di Frank Gilbreth, che entrambi cercano lo stesso obiettivo, la standardizzazione del gesto artigianale attraverso la ripetizione di gesti identici. Questo è quello che l'operaio di Taylor e l'operaio di Gilbreth devono fare. Taylor ha anche parole insolite nel contesto, perché dice che il modello dell'operaio congiunge la stupidità del bue, e la forza del bue e l'intelligenza della scimmia. E anche in uno dei suoi libri, non in Principle of Scientific Management, ma in un altro, dice che il miglior operaio di questo genere sono gli immigranti italiani che arrivano in America, che per lui rappresentano il modello di questa stupidità pateticamente bestiale e di pura forza bruta, quindi è ciò di cui lui ha bisogno. Un essere umano che è decerebrato, che non svolge un lavoro intelligente, ma che esegue uno script che gli viene trasmesso. In un certo senso, l'operaio albertiano fa la stessa cosa, perché nella misura in cui, scusate la citazione, si diceva una volta in Italia, nella misura in cui l'architettura diventa un'arte della notazione, il lavoro di cantiere diventa un lavoro notazionale, un lavoro scritto, ma scritto da altri. L'operaio albertiano non lavora, esegue uno script in senso robotico, computazionale, deve eseguire lo script che riceve. In questo senso, e mi scuso per la vasta generalizzazione, Alberti, ridefinendo il cantiere, inventa in realtà la fabbrica. Non la fabbrica del Duomo, ma la fabbrica nel senso industriale, la fabbrica dove un operaio non è più un essere umano capace di fare decisioni autonome, ma un automata o un robot che esegue uno script che gli viene trasmesso da altri. In questo senso, Alberti, paradossalmente, con questo paradigma fondatore della modernità, la separazione di chi pensa e non fa, da chi fa ma non deve pensare, inventa un paradigma fondamentale nella storia del lavoro moderno.
Lui non pensava a quello, pensava solo a costruire un edificio che fosse la coppia identica delle sue idee. Però sulla lunga durata questa è l'implicazione del paradigma albertiano e credo che valga la pena di ripeterlo e di ridirlo, perché oggi quando dobbiamo sostituire gli operai con delle macchine automatiche, cioè con dei robot, ci troviamo di fronte in un certo senso a problemi simili a quelli che il primo umanesimo ha dovuto affrontare. Questa è l'unica cosa che volevo raccontarvi e fra 15 minuti devo andare a fare la spesa perché sta cominciando a nevicare e poi non si potrà più comprare niente perché si muore di fame, nevica, eccetera. Questo è tutto. Grazie dell'attenzione. Grazie a lei, molto anche accurata il richiamo alla spesa. Passiamo. Per fortuna oggi non nevica. La Boiserie dietro di lei, forse lei in alta montagna. Sì, come vedere, sì. Io chiederei un piccolo ulteriore sforzo, che è il seguente, visto che ancora abbiamo Raffaele, che forse 2 minuti. Io sì, proprio un minuto. E Mario dopo deve andare. Chiederei a Pier Vittorio se lui, sì, e Maria vogliono, sì, avere una minima reazione, anche 2 battute rispetto a questi 2 interventi che poi ci lasceranno. Poi farei una breve pausa perché ne abbiamo tutti bisogno per temprarsi, andare a far pipì, eccetera, e dopo riapriamo la discussione a partire anche dalle altre osservazioni di Bulgarelli e di chi vorrà intervenire, prima visto la mano alzata, ma è più opportuno alzarle fra un po', nella discussione che avremo tempo di fare fino alle 6. Facciamo così? Allora, bene, Pier Vittorio e Maria, se volete fare 2 battute di risposta ai nostri primo e terzo interlocutore, poi pausa e dopo ripartiamo. Innanzitutto grazie a Massimo Bulgarelli, Mario Carpo e Raffaele Miani per i loro interventi che ovviamente sono molto importanti e sicuramente arricchiscono di sfaccettature quello che abbiamo esposto, che per motivi anche di tempo era molto, come si suol dire, tagliato con l'ascia, nel senso che non potevamo, diciamo, ricamare alcuni passaggi che ovviamente sono molto importanti. Allora, rispetto alle domande, ai punti di Raffaele Milani, il concetto di bellezza in Alberti è uno degli aspetti forse più straordinari della sua teoria, anche perché lui complica il concetto vitruviano di Venustas con l'idea di Concinnitas, che è un concetto molto bello, molto complesso, anche molto paradossale, perché da una parte è l'arte di mettere insieme cose molto diverse, ma allo stesso tempo anche un sistema in cui niente si può, diciamo, togliere, altrimenti, diciamo, il tutto viene meno. E qui, secondo me, da parte di Alberti c'è un tentativo, da una parte, di arricchire il concetto di bellezza, di renderlo forse più moderno, però allo stesso tempo anche di renderlo più stringente. E qui vedevamo anche, diciamo, ancora un tentativo di, appunto, di confrontarsi con un modo di costruire, di praticare l'arte che era ovviamente molto eterogeneo e molto complesso al tempo. Rispetto, diciamo, a quello che diceva Massimo Bulgarelli, che ovviamente ha detto cose assolutamente giuste che non ci sentiremo mai di contraddire, visto che ha scritto cose fondamentali su Alberti, però se c'è una cosa su cui non, almeno io non sono d'accordo, e cioè quello di vedere l'attività edilizia delle grandi famiglie o dei grandi committenti rinascimentali semplicemente come spreco. Beh, sì, sicuramente lo era, ovviamente, e questo provocherà anche forti reazioni, però c'era una strategia politica molto precisa, che era quella di legittimare nuove forme di governo, di principi, di stati, di fronte, diciamo, a tutto quello che era venuto fuori prima, di fronte al fatto che l'ideale repubblicano dei comuni a partire dalla seconda metà del 300 è in decadenza, e quindi questa invocazione, diciamo, di una magnificenza
da parte di questi, diciamo, committenti, ovviamente è anche una strategia politica molto precisa. Alberti capisce questa cosa, secondo me il motivo per cui lui dedica questo, cioè scrive non per, come giustamente ha detto Bulgari, non per i suoi colleghi, che peraltro non c'erano neanche al tempo, ma scrive per i committenti perché capisce che c'è, è l'alba di un nuovo modo di costruire, di concepire l'architettura. E poi l'accumulazione primitiva, attenzione, non è accumulazione, cioè l'accumulazione primitiva è separazione, cioè questo è il vero cuore dell'accumulazione primitiva, non si tratta di accumulare cose o di sprecarle, si tratta di separare. Ora, non c'è dubbio, come abbiamo detto anche nel nostro testo, che Alberti non è da imputare, diciamo, all'inventore dell'accumulazione primitiva, anche se è interessante che è un autore molto letto dagli economisti inglesi del Settecento, ovviamente non il dell'edificatoria, ma il libro della famiglia, un libro molto mainstream nell'Europa tra il 600 e il 700. Però ovviamente non è che Alberti inventa questa cosa, diciamo che per noi nella sua opera, che è appunto un'opera contraddittoria, un'opera paradossale, ci sono i sintomi, ci sono gli indizi che ci fanno capire che stiamo attraversando un passaggio storico fondamentale, le cui ripercussioni sono ancora importanti per noi oggi. Ora, è vero che Alberti non parla di standardizzazione, non parla di, come dire, di contingentamento dei tempi di cantiere, però c'è un passo, adesso non mi ricordo dove, potrei vederlo dopo nel libro, ma c'è un passo in cui lui dice che l'architetto si prende tutto il tempo necessario per ponderare le sue idee, e poi dice quando invece si tratta di costruire bisogna farlo al più presto possibile, cioè non bisogna dare tempo a chi poi eventualmente costruisce di stravolgere il progetto. E in realtà questa diciamo diacronia che Alberti propone non era il caso perché al tempo, perché in molti casi quando si iniziava un edificio non c'era un progetto di tutto l'edificio nei suoi dettagli, ma questo progetto veniva continuamente ridiscusso e revisionato, peraltro con uno dei motivi per cui diciamo a Firenze ci si convince di affidarsi a Brunelleschi è anche perché per quello che era successo a Siena con l'allargamento, diciamo, della cattedrale di Siena, dove sostanzialmente quel famoso progetto finisce in un vero e proprio disastro. E quindi c'è, come dire, una tendenza, non è che Alberti inventa questa cosa, c'è una tendenza, un processo a cui Alberti dà una forma teorica molto, molto forte, quindi su cui poi si fonda tutta una mentalità del progetto che arriva fino, diciamo, ai nostri giorni. E rispetto a quello che diceva Mario Carpo, ovviamente Mario su questo passaggio ha scritto cose fondamentali che peraltro sono state per noi estremamente, estremamente importanti, anzi Mario è stato quello che ha dato proprio peso a questo passaggio fondamentale. È vero che, infatti ci chiediamo sempre, ma come mai Trachtenberg e Carpo parlano della stessa cosa ma non si citano a vicenda? Però finalmente abbiamo scoperto l'arcano. Però diciamo che da questo punto di vista a noi sembra che questo problema, diciamo, del progetto come separazione in realtà è stato sempre latente, soprattutto nella costruzione dell'architettura monumentale, e anzi spesso l'idea di avere un progetto, di avere una pianta, di avere un piano per fare qualcosa era spesso un indice proprio di sovranità, di governo, no? E tant'è vero che questa idea dell'architetto come statista ricorre spesso, per esempio, negli scritti di Platone, per esempio. Platone proprio usa la metafora dell'architetto come qualcuno che detiene, diciamo, detiene una sovranità sul cantiere, come appunto il sovrano detiene una sovranità nello Stato. E, ripeto, noi non vogliamo assolutamente fare affermazioni univoche su Alberti, a noi interessa usare Alberti come un paradigma, appunto, come un passaggio,
e ci sembra che il suo pensiero, per quanto sia un campo di forze a volte anche diverso, sia però un passaggio ineludibile. Magari, scusa, a proposito di questo che tu dicevi su che cosa vuol dire magari Alberti per noi, anche come progettisti tra l'altro, una delle cose che per me è stata particolarmente interessante, non essendo assolutamente specialista ovviamente della materia, ma il mio terreno è più in realtà l'architettura domestica francese dalla fine del Cinquecento all'Ottocento, una cosa abbastanza interessante è vedere come le opere di Alberti sono state tradotte in altre lingue. E per esempio in francese una cosa interessante è che Concinitas spesso viene tradotta come bienséance, nel 1600, proprio nel momento in cui i primi discorsi sull'architettura domestica, sul linguaggio della città, eccetera, eccetera, cominciano ad emergere, i primi trattati, come diceva Mario prima, che infatti mettono a tema proprio l'ambiente domestico in maniera più specifica. E trovo molto interessante questo fatto che Concinitas venga tradotto con questo termine in realtà abbastanza modesto, che è bienséance, qualcosa che si siede bene nel suo contesto, qualcosa che ha a che vedere con accettabilità, forse più che un principio di bellezza pura. E direi che questo la dice lunga anche sulla questione degli stereotipi che si accennava prima, nel senso che c'è proprio un processo di costruzione di queste forme simboliche, se vogliamo, in cui anche questa idea dell'accettabilità, della bellezza, non tanto in Alberti stesso, ma nel modo in cui i suoi scritti vengono poi dopo recepiti da altri, diventa incredibilmente importante. Quindi direi che forse anche la nostra educazione, il nostro background magari non è proprio specifico anche sull'epoca in cui Alberti ha scritto, ma più che altro su come i suoi scritti in realtà sono andati poi a influenzare generazioni successive in realtà fino ad oggi, perché ovviamente molte delle nostre letture potrebbero essere anche lette come anacronistiche se andiamo a proiettare indietro determinate prospettive. Al contrario, quello che possiamo fare però è dire ok, lui ha scritto queste cose ma poi dopo sono state recepite in una determinata maniera, magari anche sbagliata o di nuovo anacronistica, ma che è finita per essere importante soprattutto dal punto di vista progettuale. Perché magari su una piccola nota per rinforzare quello che dicevi tu prima per Vittorio, noi arriviamo l'angolo un po' da qui, l'angolo, la prospettiva a cui noi arriviamo un po' a questo materiale, anche la prospettiva di essere progettisti e insegnanti di progettazione. Quindi alcuni di questi problemi, discorsi che stiamo discutendo sono proprio venute da nostri stessi dubbi e contraddizioni che ci troviamo con cui ci troviamo a fare i conti come progettisti. Ed è incredibile come molti di questi temi che Alberti per primo o tra i primi ha descritto continuano ad essere incredibilmente importanti ancora adesso: la questione della macchina, la questione dell'organizzazione del cantiere, la questione della classificazione, come diceva Mario prima, sono tutte questioni molto ancora oggi proprio per i progettisti estremamente vive, nonostante siamo probabilmente fuori dal paradigma albertiano. Su questo possiamo discutere, credo che concordiamo, no? Sostanzialmente con la tesi di Mario Carpo, però abbiamo ancora un piede dentro il paradigma albertiano. Scusate, io purtroppo devo scappare, sono già assolutamente in ritardo, quindi vi ringrazio moltissimo. E grazie, ci vediamo. Grazie, scusate tanto. Ciao. 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 Andrea, facciamo adesso una pausa e poi torniamo fra un quarto d'ora? Sì, se Maria aveva finito, perché può usare altri due minuti almeno. Solo questo. L'interesse di guardare come quest'opera è stata recepita poi nei secoli fino ad adesso. Certo, ma infatti, no, Maria, la bienséance è un po' il decoro, o no? Sì, qualcosa del genere. Assolutamente. Del resto, nel momento in cui entra l'arte di governo, diventa tutta un'altra cosa rispetto al semplice, diciamo, sviluppo delle forze produttive, perché poi, casomai discutiamo dopo, sarebbe interessante vedere anche questo tipo diverso di ascendenza della separazione in questione. Comunque, grazie a tutti per il momento. Se anche Mario vuole salutarci e lo può fare ora, se ha qualcosa da aggiungere. Grazie dell'ospitalità, ho imparato molto, complimenti per organizzare questo e devo andare per i motivi pratici che ho spiegato, quindi grazie di tutto e alla prossima. Grazie a voi, intanto fra 15 minuti, 17:15 riprendiamo, abbiamo tempo almeno fino alle 6, quindi riusciamo a
continuare la nostra discussione. A fra poco, grazie. Sì, dicevo, riprendiamo. Chiederei a tutti quelli che poi ripartiamo almeno con Massimo, se vuole Bugarelli, se vuole riprendere il filo della sua osservazione e replicare, darei anche la parola a lui fra un po', ma sentirei prima se tra tutti i vari uditori sin qui c'è qualcuno che ha domande. Prima si è alzata una mano, ma fuori tempo, se qualcuno ha domande. Allora, Micaela Antonucci, io segno, raccogliamo un po' di adesioni, Micaela, poi qualcun altro. Intanto così facciamo una lista di gente che vuole parlare. Ora, intanto che qualcuno si butta, solleciterei molto anche i dottorati, anch'io, nel senso che per loro è... Mettimi in lista per una domanda. Jacopo. Dico, per i dottorandi è una buona occasione formativa, proprio anche questa differenza di prospettiva li aiuta, secondo me, a entrare meglio sia nel problema storico che nel problema del rapporto tra storia e progetto, che mi sembra, ripeto, il fuoco molto interessante di questa proposta interpretativa, ma anche delle reazioni che ha suscitato. Bene, Michele, se intanto parti, qualcun altro alzando la mano chiede la parola, volentieri lo segno intanto. Prego, Michele. Eccoci, buonasera a tutti intanto e grazie veramente per entrambi i relatori e anche ai controrelatori, chiamiamoli così, per le loro osservazioni originali e molto interessanti su Alberti, che, su cui è stato scritto molto, per cui è anche sempre difficile dire qualcosa di nuovo. E la mia domanda in realtà incrocia un po' entrambi i temi presentati dai due relatori, cioè da un lato la famiglia, la casa, negli scritti di Alberti, e dall'altro invece le sue idee sull'architettura, sulla bellezza e sul progetto. E è una domanda che mi viene dalla lettura di un saggio di Caspar Persson del Warburg Institute, che ancora non è stato pubblicato, sto facendo io la review, quindi... inedito, e che avanza questa tesi, secondo me molto interessante, che vorrei proporre anche a voi due relatori per sentire cosa ne pensate. Ed è Caspar Persson lega l'idea, la condizione di esilio e di orfanaggio, chiamiamolo così, dell'essere orfano di Alberti, una condizione che scrive lui, Alberti ha, cito così, non sbaglio, ovviamente tradotto dall'inglese, che ha inglobato nel suo progetto intellettuale lungo tutta la sua vita, in una prospettiva non solo estetico-filosofica, quindi è un tema che ritroviamo non solo nei suoi scritti legati appunto alla famiglia o negli intercenales o comunque tutti gli scritti che potremmo definire filosofici, ma secondo Persson questa condizione inficia anche, influenza molto anche il trattato di architettura, ovvero lui vede questo tema dell'orfanaggio, dell'esilio legato all'idea di ricomporre i frammenti che ritroviamo sia della famiglia, nell'intercenales, ma lo ritroviamo mutatis mutandis anche nel deredificatoria, o comunque nella sua idea di ricomporre i frammenti della cultura antica. Quindi Alberti, secondo lui, è doppiamente orfano, è orfano di Lorenzo degli Alberti, ma è anche orfano, in qualche modo, potremmo dire, della cultura antica, che a quell'epoca è ancora frammentata. E troviamo quindi nel De Reedificatoria, da un lato c'è questa doppia tensione, l'idea di dare ordine, di dare razionalità, se vogliamo dire così, al mondo e non solo all'architettura, ma anche la consapevolezza del fatto che la realtà è soggetta alla contingenza di tutte le cose umane e che diciamo, nasce anche dalla sua, come dire, esperienza di vita dell'essere in esilio e dell'essere orfano. Insomma, ecco, quindi volevo sentire voi cosa ne pensate di questo paragone, che secondo me è un po' forzato per certi versi, però comunque è comunque affascinante come riflessione su Alberti. Grazie. Raccoglierei qualche intervento, se siete d'accordo. Jacopo, prego. Sì, la mia domanda riguarda, innanzitutto ovviamente vi ringrazio, è stato estremamente interessante. Riguarda i tumulti dei ciompi,
e l'impatto che hanno sulla famiglia Alberti e quindi poi sul lavoro di Leon Battista. Facendo una piccola osservazione, che mi ricordo di aver letto un articolo in francese uscito una quindicina di anni fa, in cui si vedeva come anche sul De Pictura si parlava di tumulti, ovviamente in senso traslato. C'è forse una ricorrenza anche lessicale di questa parola. Non conosco gli scritti invece di Alberti che avete citato, però ecco, forse con le dovute cautele anche qui, ecco, non direi come dire, un legame psicologico, però insomma forse si può ragionare anche in termini di ricordi familiari e politici. Grazie mille. Ecco, siccome il tempo c'è ma non è infinito, se qualcun altro vuol fare un intervento lo pregherei di farlo subito, così abbiamo tempo di discutere. Amir, vuoi intervenire? Io sì, intanto lo saluto. Prego Amir, Diagliani, prego. No, grazie mille per la presentazione. Ovviamente sì, mi trovo molto in linea con questa lettura. Mi volevo ricollegare un po' al commento che aveva fatto Jacopo sull'idea di decoro e la bienseance. Secondo me questa categoria è molto importante anche in relazione alla comunicazione preventiva, no? Il decoro come questo strumento, no? Questa ideologia per contrastare di base le persone che non lavorano, le persone che non sono all'interno di un sistema produttivo. E penso che anche, vabbè, non sono un esperto di Alberti, però penso che comunque Alberti definisce non solo con il concetto di conscientes, ma anche con il concetto di decoro, diciamo, questa valenza, no, dell'architettura, dell'appropriatezza dell'architettura con il resto della società e con, diciamo, un'idea stabile dei rapporti sociali. Però cioè, la domanda che, diciamo, mi interessa più fare era forse sull'architettura di dogma, in realtà, su alcuni progetti recenti, in particolare i progetti domestici, come per esempio questo progetto, cioè una serie di progetti cooperativi di dogma che in un certo senso riscoprono e cercano di ridefinire l'idea della cooperazione, dell'abitare cooperativo. In particolare mi ha fatto molto, cioè mi ha interessato molto vedere come dogma in realtà recuperi questa idea di cooperazione, ovviamente in relazione, diciamo, alle piattaforme, al tipo di economia finanziaria di adesso, però anche c'è questo recupero in un certo senso di una dimensione più, diciamo, artigianale anche dell'architettura, anche, diciamo, questa riscoperta anche dell'autocostruzione in certi progetti, come per esempio il progetto di Bruxelles. Quindi volevo un po' capire come si colloca questa vostra ricerca anche su Alberti con questo, diciamo, questa idea, diciamo, di revisione dell'appartamento dal punto di vista progettuale. Bene, grazie Amir. Qualcun altro, così raccogliamo tutti. Chi è che vuole dire qualcosa? Molto rapidamente direi un paio di cose. Anna, volevi intervenire? Sì, buongiorno. Prego, Anna Rosellini. Buonasera ormai. Scusatemi per la voce, ma anch'io come Annalisa sono un po' stesa dalla terza dose di vaccino. Ringrazio tantissimo Maria Pier Vittorio per la conferenza, è sempre molto stimolante ascoltarvi e leggervi anche. E faccio una domanda magari che si sposta un attimo dal tema di Alberti, ma che tocca un tema che avete affrontato questa sera. È sempre interessante ascoltarvi mentre parlate degli spazi della domesticità, anche in funzione delle questioni di genere e della possibilità di uno spazio domestico di essere pubblico, privato, collettivo, individuale. Quindi volevo sapere da voi se, a vostro avviso,
gli spazi dell'architettura, anche quelli più privati, come le stanze delle donne, possono avere il potere di definire le condizioni di un diverso ruolo della donna nella società, e se questo tema può in qualche modo nutrire il progetto dell'architettura del XXI secolo. Quindi mi rifaccio anche alla parte di cui parlava Maria in particolar modo. Bene, grazie Anna, nonostante l'infermità apprezziamo ulteriormente. Altri, c'è qualcun altro? No, io dico un paio di cose al volo, poi darei la parola comunque a Massimo per un suo ulteriore intervento, di modo che poi Pier Vittorio e Maria possano chiudere con un paio di repliche a tutto quello che gli è stato sollecitato. Io direi solo un paio di cose. Una, io resto, mi ricordo il fastidio adolescenziale per quelle storie che facevano sempre partire la rivoluzione borghese un po' prima, poi dopo si fermava, poi ripartiva, poi a un certo punto c'era di nuovo, insomma, fino al 700-800 non era ripa per gatti. Ma non per dire solo una roba da bar, ma perché, diciamo, la costruzione di strumentazioni intellettuali che poi vengono reinserite in questo ciclo è qualcosa che spesso è sfasata rispetto, molto sfasata rispetto al momento in cui lo sviluppo delle forze produttive, questo me la ricordo bene, le rende qualcosa di attuale e di concretamente interno. L'idea di separare, per esempio, questa faccenda che evocava Mir, della gente che non ama lavorare, cioè che fa il barbone o quello che oggi si chiamerebbe homeless, è qualcosa che scatta proprio quando sono le enclosures in Inghilterra, che esperono dalla campagna un'enorme quantità di lavoratori agricoli diventati superflui, che si riversano nella città e come mendicanti. Questo tipicamente, ma insomma, si potrebbe fare un esempio che mi pare sia proprio marxiano, di Erone, che aveva inventato la macchina a vapore durante l'ellenismo, ma la cosa resta inattiva finché non c'è uno sviluppo di forze produttive adeguato a valorizzare quello strumento che viene riscoperto in un secondo momento. Questo per dire che, insomma, come oppure la partita doppia che si inventano nel 300, giusto a Firenze, e che poi però viene usata in modo massiccio come strumento dell'economia finanziaria europea qualche secolo dopo. Questo per dire che sono scarti che indicano anche problemi. L'altra cosa è quella della, ovviamente oggi io per esempio abbiamo fatto una giornata di lavoro analoga a questa, anzi più estesa, di mattina e pomeriggio con Timingo, l'antropologo inglese, con il quale abbiamo discusso proprio come l'idea di making oggi possa essere rappresentata in una funzione orizzontale tra azione e progetto, e quindi qualcosa che procede per retroazioni che modificano il progetto nel corso dell'esecuzione, anziché verticale come idea di discesa dall'idea alla sua realizzazione, che ovviamente è una riscoperta importante oltre alla dimensione collettiva e non autoriale, che però sarebbe impossibile senza che si fosse affermata prima quella dimensione autoriale lì. Quindi anche lì pienamente d'accordo sulla genesi dell'autorialità, anche se l'osservazione di Massimo, sono anche quel documento, lo conosco bene anch'io, del Lanfrancus Feci, è dell'undicesimo secolo, quindi è qualcosa che comporta tutta un'altra temporalità, quindi il che rimanda a quel rapporto tra la dimensione storica e il progetto, che è un rapporto non conseguenziale, ecco, direi, anche di analisi. Se ci fosse ancora Carpo, farei qualche osservazione anche sul tradurre enfrendum come separazione, che mi sembra un po' non corretto, perché sono due idee diverse, separare e rendere estraneo, il processo di rendere estraneo il proprio. Comunque, ecco, un ultimo punto, scusate, ne ho aggiunti due, ma tante osservazioni avrei anch'io, sulla munificenza. Io capisco il ragionamento, ma lì appunto è qualcosa che ha a che fare con quella che Jean Starobinsky chiamava largesse, cioè con qualcosa che sta a cavallo tra forme arcaiche decisamente non capitalistiche e forme che rafforzano la centralità dello Stato, la costruzione dello Stato, che danno potere e lustro e prestigio a chi le
a chi le mette in opera. E dentro però c'è anche la logica del dono, che anche che può essere complementare ed è trasformata in scambio. C'è una lunga discussione anche di Derrida e altri. Ci hanno lavorato a diventare uno scambio, ma essere anche qualcosa che come dimensione oblativa, cioè che non richiede il ritorno, il contraccambiare, qualcosa che invece ha a che fare con quella dimensione di esternalità che possono diventare antagonistiche, comportamenti che erodono invece la loro, anche se lo dimostra il nostro presente, che è fatto di un intreccio di tutte queste cose, di rifunzionalizzazione in una logica poi di sfruttamento, è molto contraddittorio, non è lineare, però anche lì io ci vedrei una spinta quantomeno antinomica. Direi che se Massimo vuol dire qualcos'altro anche lui, poi diamo la parola ai nostri due relatori per una... Sembra che non ci siano altri che chiedono, qualche minuto c'è, ma darei a Massimo modo di fare in forma più estesa quelle osservazioni molto pertinenti e interessanti con cui avevo iniziato qui. Vabbè, io volevo, magari faccio solo un paio di considerazioni ulteriori, cioè sono perfettamente d'accordo che per Alberti e per tutti i personaggi a cui facevo riferimento prima, l'architettura abbia una valenza eminentemente politica, no? Cioè, appunto Alberti lo dice esplicitamente nel De re edificatoria, i vari signori dell'epoca hanno un'esigenza di legittimazione in senso proprio, cioè a partire da Sigismondo Malatesta, che avviene anche, ed è un tentativo che fanno attraverso l'architettura, Giovanni Rucellai avvia la sua campagna di costruzione, di patrocinio di architettura, che è quella più ricca di tutta la Firenze del 400 dopo quella dei Medici, praticamente soltanto quando si è riconciliato con i Medici e quindi in un momento in cui appunto politicamente può esprimersi sulla scena della Firenze del tempo, no? E c'è un episodio, cioè voglio dire, l'architettura è il mezzo di comunicazione all'epoca politico per eccellenza, perché è l'immagine anche che è visibile a tutti, cioè mentre la pittura e la scultura, altre forme d'arte sono spesso relegate in luoghi dove inaccessibili ai più, l'architettura è visibile a tutti ed è pensata per essere vista da tutti, per l'appunto. E queste implicazioni politiche comportano anche reazioni, nel senso che c'è un episodio che è molto divertente. Quando a Firenze negli anni 40 Cosimo de' Medici comincia a costruire il suo palazzo, che ha subito, al cantiere del quale ci sono subito delle reazioni anche negative, da quel che sappiamo, a Firenze, per tutta una serie di motivi che non sto a ricordare. C'è questo episodio, appunto, una notte qualcuno getta una gran quantità di sangue sulla soglia del cantiere di Cosimo de' Medici, no? Che è, come dire, una forma di espressione politica piuttosto chiara ed evidente, no? Cioè, nel senso che l'architettura ha un tipo di coinvolgimento nel 400 che, come dire, al momento abbiamo completamente perduto. Per quel che riguarda le botteghe degli artigiani, ecco, sarei un po' più cauto a fare una così sovrapposizione fra il regime dei comuni e quello delle arti e dei mestieri, le congregazioni d'arte e mestieri, nel senso che, come peraltro è stato detto prima anche da Aureli, cioè gli immatricolati alle arti nel corso del Medioevo sono maestri titolari di alcune botteghe, non tutti i maestri peraltro, che sono quelli che vengono pagati con certe forme nei cantieri del tempo, cioè quindi non aggiornata sostanzialmente, sono quelli che detengono gli strumenti del loro lavoro, sono quelli che forniscono in alcuni casi anche i materiali nei cantieri,
Poi però sotto di loro c'è tutta una serie di personaggi che sono gli aiutanti, praticanti vari che, se va bene, vengono salariati appunto dal capomastro, dal maestro. La cosa interessante però è che questa struttura, se noi guardiamo i contratti che vengono stipulati in occasione dei cantieri, rimane tale quale dal Medioevo fino all'inizio dell'Ottocento, cioè non cambia assolutamente niente da questo punto di vista per quel che riguarda il funzionamento del cantiere, insomma. Sì, cioè in sostanza il Dere Edificatoria prende atto in qualche modo di una divaricazione che si è verificata nei secoli precedenti, però cioè non modifica, non farei, come diceva Carpo Alberti, l'iniziatore del fordismo, una cosa del genere, insomma, non mi sembra un pochino eccessivo, come dire. Poi direi che basta così, vi ringrazio. Grazie a te, sempre molto puntuale. Qualcun altro vuol fare un'ultimissima domanda? O taccia per sempre? Tutti paghi? Bene, abbiamo ancora 24 minuti. Dico a tutti ora, così dopo non bisogna ripeterlo, che la registrazione di tutto il nostro seminario sarà presto scaricabile dal sito del Collegio Internazionale di Filosofia e un po' meno presto, ma permanentemente poi nel sito dell'Architectural Humanities del Dipartimento di Bologna, che stiamo costruendo in questi giorni. Quindi prego Vittorio, Maria, come volete, nell'ordine che preferite, la replica. Allora, grazie per gli interventi, sono tante cose sul tavolo, quindi perdonateci se non riusciamo, come dire, a rispondere a tutto. Allora, la prima questione sulle, diciamo, radici tormentate di Alberti. Adesso ci sono tante cose da dire, però sicuramente Alberti, cioè questo probabilmente pesa nel modo in cui Alberti si approccia alle istituzioni, tra cui anche la famiglia, che è una delle istituzioni più importanti, tant'è vero che lui dedica un libro. Cioè Alberti ha un atteggiamento bionivoco, perché da una parte ha questo, ovviamente, attenzione per le istituzioni e per la forma che si danno, ma è anche molto critico e molto caustico. In molti suoi scritti, a partire dal Momus, ma gli Intercenales, sicuramente proprio critica l'ipocrisia delle istituzioni, che lui poi stesso teorizza e a cui dedica, diciamo, le sue opere. Probabilmente, diciamo, in questo c'era anche l'aspetto autobiografico, visto che lui, come dire, faceva parte di una famiglia che però non, anche molto importante, che però non lo riconosceva, e quindi sicuramente vive lui stesso questa condizione dell'importanza dei titoli e delle istituzioni, ma anche la loro ipocrisia e il loro modo appunto di organizzare la società in modo ingiusto. Alberti questo lo rende molto interessante, non è semplicemente una persona che celebra le istituzioni, ma è anche estremamente critico e anzi proprio mette in risalto proprio la loro totale ipocrisia. Sì. Speriamo che passi al prossimo, sì. Punto. Vai. Sì, devo dire che questa idea dell'idea di ricomporre una totalità perduta, no? deve essere orfano, come un progetto di ricomporre una totalità, è molto interessante. Non avevo letto questo testo, quindi mi sembra molto interessante. Quello che però ho letto sono diverse interpretazioni del suo stato, ovviamente di legittimità, che ovviamente è ben noto, e c'è un sacco di letteratura su questo.
ma magari più che altro l'uso dei dottorandi, perché se ci sono dottorandi qui, due testi che può essere interessante leggere sono un testo dell'85, un saggio di Thomas Kuhn che si chiama Reading Between the Party Lines, ed è un'analisi abbastanza puntuale della questione di legittimità di Alberti. E menziono questo testo perché poi è diventato in qualche modo la letteratura secondaria principale di un altro testo invece molto più recente, scritto forse qualche anno fa, credo, di John Nageli, che si chiama Giannozzo and His Elders. Sono tutti testi che si possono trovare online. E questo Giannozzo and His Elders credo che sia abbastanza interessante perché mette l'accento sulla questione del rapporto tra padre e figlio come metafora in qualche modo tra lo Stato e il cittadino. E quindi, di nuovo, tornando al punto che facevi, Pier Vittorio, al di là della questione del rapporto di Alberti stesso con la propria famiglia, c'è l'atteggiamento generale nei confronti delle istituzioni. E credo che la tesi di entrambi questi autori, che secondo me è abbastanza interessante, è proprio l'idea che ci sia quasi un transfer tra il rapporto che lo Stato ha col cittadino e il rapporto che il padre ha col figlio. Chiaramente questo non è niente di nuovo, è una cosa che dall'Economicus almeno è stata usata come grande metafora, ovviamente, del rapporto dello Stato col cittadino, ma sicuramente c'è un giro di vite su questa cosa nel 400, con il passaggio da questa politica molto più agonistica, duecentesca, alla politica invece mano a mano delle signorie, eccetera, eccetera. Chiaramente è un passaggio che non succede in un giorno, è un passaggio che succede in un tempo molto molto lungo, però penso che questa lettura parallela delle figure di padri che ricorrono in molti libri di Alberti, molti scritti di Alberti in generale, come lui usa queste figure di padri come una metafora politica sostanzialmente, credo che sia una cosa abbastanza interessante da considerare, che sicuramente si portava con sé questo vissuto molto, molto conflittuale e molto difficile. Quindi è lui stesso a incoraggiare queste doppie letture o queste triple letture della sua opera su scale diverse, in qualche modo ancora con un meccanismo che è premoderno, se vogliamo, di a certe volte anche con figure come allegorie, eccetera, eccetera, che però trovo interessante perché sicuramente in queste opere, soprattutto della famiglia, è abbastanza esplicito che lui fa proprio un parallelo tra situazioni di filiazione, gerarchie familiari e gerarchie al contrario dello Stato. Chiaramente dal nostro punto di vista la questione più politica a grande scala è forse quella che ci è interessata di più in questi ultimi anni. Ultimamente invece abbiamo cominciato a interessarci anche all'altra questione più diretta, che è proprio la questione della famiglia, però è una parte più recente forse del nostro interesse. E poi la seconda domanda di Jacopo sui tumulti. Allora, sicuramente Maria ha parlato di questo storico che sicuramente conoscerete, John Nagemi, che ha scritto questa molto bella storia di Firenze, appunto tra il 200 e il 500, e lui fa vedere molto bene, ma è una cosa anche abbastanza risaputa, che che la storia di Firenze soprattutto, ma si potrebbe anche parlare di altre città italiane, è una storia di continue rivoluzioni e tumulti. E nel caso di Firenze c'è proprio uno scontro di classe molto forte, c'è uno scontro appunto tra, da una parte, appunto il ceto più abbiente, diciamo, ma non appunto i magnati, ma proprio, diciamo, l'imprenditoria, si potrebbe dire, i mercanti, gli artigiani, e dall'altro appunto questo proletariato urbano che a Firenze era abbastanza grande, cioè c'era una massa di lavoratori che appunto non avevano la possibilità di formare delle arti. Diveniva, e tra l'altro proprio il ruolo delle arti è molto ambiguo, in fondo è un po' come il ruolo di molti sindacati, si potrebbe dire, più moderni. C'è un ruolo ambiguo perché da una parte difendono i diritti dei propri affiliati, però cercano anche di ostacolare il riconoscimento di altre figure, diciamo, del lavoro. E questa cosa porta proprio all'esplosione di conflitti, il più famoso ovviamente è il tumulto dei Ciompi del 1378, che proprio perché riesce poi per qualche mese a imporre un governo veramente popolare, diventerà una specie di spettro di
di minaccia, è un po' come la Comune di Parigi, no? Cioè, una volta che ci sono questi eventi, diventano quasi degli incubi, diciamo, soprattutto in una certa classe sociale. E a Firenze è interessante vedere come da quel momento lì c'è proprio un'escalation che porterà appunto non ovviamente a estinguere il governo repubblicano, ma a trasformarlo piano piano in un sistema di signoraggio, no? Che prima è controllato appunto dalla fazione degli Albizzi e poi diventerà appunto la fazione dei Medici. È interessante vedere come figure come Brunelleschi sono proprio dentro questa trasformazione. Quindi non è che si possono fare dei rapporti diretti, ovviamente, però c'è un cambio di mentalità molto forte che in qualche modo ha a che vedere anche con la nascita di un certo tipo di arte, di un certo tipo di progettare, di costruire, in cui il riferimento appunto a Roma diventa sempre più forte, perché è anche un modo per evocare questa sorta di mitica Pax Romana, no? Contro appunto i barbari, i tumulti, le cose che in qualche modo minacciano, no? Ovviamente non è che possiamo fare dei collegamenti diretti, però c'è sicuramente un cambio di mentalità e non bisogna dimenticare che 200 e 300 sono due secoli che in Europa, non solo in Italia, ma in Europa ci sono moltissimi scontri, c'è proprio uno scontro di classe. Che, appunto, questa è forse la critica che si può fare a Marx, no? Cioè che Marx si limita, al caso inglese, alle enclosures, eccetera. Sicuramente quello è l'aspetto forse più rilevante, più innovativo dal punto di vista della nascita del capitalismo industriale, ma in realtà questo processo di accumulazione primitiva in realtà ha a che fare proprio con l'urbanizzazione delle città, con l'immigrazione di masse di persone che appunto venivano in qualche modo messe dentro queste nuove filiere di produzione, in cui appunto l'edilizia e, come dicevo appunto prima, la tessitura avevano un ruolo molto importante. Quindi sicuramente nella nostra interpretazione c'è un po' questa immagine che da una parte ci sono queste forze, come questa pressione, se vuoi, sociale, e dall'altra c'è l'invocazione appunto di un'architettura che in qualche modo risente anche di questa pressione, ma che in qualche modo esibisce appunto un linguaggio che tenta di esorcizzare, la stessa ossessione di Alberti per la composizione, no? Per il fatto che le immagini appunto devono raccontare una storia, no? È anche un modo suo di domesticare, di esorcizzare questi spazi invece che venivano, che potevano da un momento all'altro esplodere in tumulti. Quindi, tra l'altro la sua famiglia è legata anche alla vicenda dei Ciuli. Sì, gli Alberti appoggiarono, se non sbaglio, forse Massimo Bulgarelli sicuramente mi può smentire se dico una cavolata, ma da quello che mi ricordo gli Alberti appoggiarono il tumulto dei Ciompi, infatti poi loro erano invisi agli Albizzi e loro rientrarono soltanto in un secondo tempo. Poi c'erano questa fluidità in cui spesso questi tumulti venivano appoggiati anche da famiglie più magari che avevano interessi a strumentalizzare queste cose qui. Però Alberti, capisce che in questa situazione l'architetto si deve ritirare, no? Cioè non si deve esporre troppo, c'è anche una prudenza anche nel suo modo, c'è anche un pessimismo. Io penso che è una cosa veramente straordinaria e ovviamente anche molto molto peculiare di Alberti, il suo profondo pessimismo. Alberti è un pessimista, ha capito che in questi scontri, insomma, poi Amir anche lui ha sottolineato questo aspetto, no? del discorso albertiano. L'albertiano non è un celebratore, soltanto, è anche uno che c'è una sorta di pessimismo dell'intelligenza, insomma, nel suo modo di vedere il mondo, che è molto, molto specifica proprio della sua mentalità. Quindi lui riflette in realtà
questo sommovimento anche nelle sue opere. Non è semplicemente uno che offre, diciamo, i suoi servigi, ma registra anche insomma le reazioni, cioè la famosa congiura De Porcari, cioè lui anche racconta queste congiure, questi tentativi, come dire, di opporsi a questa sorta di... quindi insomma è un personaggio che ha un rapporto molto particolare, però alla fine lui ha una posizione che è quella appunto di, come diceva Massimo Bugarelli prima, di educare appunto questi principi che spesso appunto emergevano anche in modo molto politicamente molto... non molto legittimo, diciamo, insegna loro a parlare questa lingua che serve anche a scongiurare, no, la rivolta o la mancanza appunto di legittimazione. Poi abbiamo le due domande forse sullo spazio messico, sia di Amir che di Anna. Sì, allora, per quanto riguarda... Ah sì, giusto, la domanda di Amir. Beh, oddio... rispetto, diciamo, ai lavori di Dogma, adesso un po' saltare su questa cosa visto che parlavamo di Alberti, però vabbè, visto che hai fatto la domanda, in realtà è interessante perché questi progetti che tu menzionavi non sono progetti che abbiamo ci siamo inventati noi, ma siamo stati avvicinati o comunque siamo stati approcciati da soggetti, diciamo, che erano interessati a sviluppare un tipo di housing che non era quello appunto normale di mercato, tra virgolette. E questo per noi è stata un'occasione, come dire, di studio anche, di approfondire questo tema che non avevamo approfondito nei lavori precedenti, dove, diciamo, davamo anche per scontate alcune aspetti appunto della produzione dell'architettura. E la cosa, diciamo, interessante di questa esperienza, che poi in qualche modo ha dato anche, diciamo, l'inizio di questa riflessione, no? Che, su cui si fonda anche la lezione di oggi, è il fatto che questi progetti poi andavano sempre a sbattere contro, non tanto, diciamo, la questione appunto del mercato, eccetera, ma proprio una certa ostilità da parte delle istituzioni nei confronti di tutto ciò che appunto non è cioè prodotto in un certo modo. E quindi il ruolo appunto delle istituzioni pubbliche, non solo il ruolo delle istituzioni private. E questo ovviamente ci ha fatto molto riflettere, non solo in questi progetti, ma anche in altre esperienze. E quindi questo sicuramente è stato un po', diciamo, la lezione, se vuoi, che è scaturita da questi lavori. E appunto sì, per noi questa idea del cooperativo è molto importante e ha anche una storia molto, molto interessante, però appunto si scontra dentro, diciamo, un sistema di produzione dello spazio urbano che a volte è quasi impossibile da scavalcare, diciamo, no? Soprattutto perché appunto, al contrario di quello che voleva fare Alberti, l'architetto dipende invece dalle istituzioni, anche perché quando devi mantenere uno studio con dei collaboratori e pagarli, eccetera, non hai, diciamo, il privilegio albertiano di farsi scegliere, eccetera. In realtà Alberti stesso questa cosa la adombrava. Sono d'accordo con Massimo, appunto, che Alberti in realtà propone questo modello dell'architetto come una persona che appunto deve avere un atteggiamento, se non alla pari, quasi di superiorità nei confronti del cliente, però allo stesso tempo lui stesso raccomanda agli architetti di non perdere tempo, per esempio, facendo progetti che non vengono remunerati. Dice non fidatevi di chi pensa, si capisce. Chi non, esatto, e quindi in realtà lui già si rende conto che c'è anche un problema appunto di sostentamento, insomma. E quindi questa cosa in realtà ci ha fatto pensare e ci ha fatto riflettere su alcuni aspetti che
come dire, nella vulgata di questi concetti spesso vengono dati per scontato, e questo diciamo anche il motivo per cui è venuta fuori tutta questa riflessione anche sull'accumulazione ereditaria, perché l'accumulazione ereditaria, come ben sai, il ruolo fondamentale è quello dello Stato, cioè lo Stato che sostanzialmente prepara il terreno, no? E quindi questa cosa ci ha fatto molto riflettere sul ruolo appunto delle istituzioni pubbliche, che nella vulgata diciamo sono di solito quelle che dovrebbero difendere e che in realtà invece hanno tutta una serie di come dire, di marchingegni per fare l'opposto. Ora, è interessante ricollegare questa cosa alla discussione di prima anche con Massimo, se posso chiamarti così, cioè il ruolo delle signorie, il ruolo di questi committenti a cui Alberti diciamo si relaziona, perché loro in realtà rispetto a questa questione del pubblico privato hanno un rapporto molto ambiguo. Per esempio la stessa forma del palazzo, che diventa una forma importante proprio per l'emergere appunto della figura dell'architetto, i palazzi privati venivano costruiti anche con questo intento della cosiddetta magnificenza, cioè che tu attraverso un'opera privata in qualche modo offrivi qualcosa di pubblico, diciamo, che aveva a che fare con il pubblico, che non era semplicemente una cosa. Peraltro questa cosa Bulgarelli, a Massimo, la spiega molto bene con il confronto tra Palazzo Medici e Palazzo Rucellai, dove Alberti in qualche modo cioè mentre Palazzo come dire Medici, che riprende la forma del palazzo pubblico, diciamo, come dire, mettendoci gli ordini, Alberti quasi la rende ancora più raffinata, ancora più presentabile, diciamo, da un punto di vista del pubblico, no? E quindi è interessante, perché lì nasce proprio questa ambiguità di ciò che noi chiamiamo pubblico, spazio pubblico, che in realtà è una sorta di campo di forze tra interessi privati, per quello parlavo di questa natura privatizzante del progetto, no? E dall'altro appunto il fatto che questi interessi privati ormai hanno un impatto pubblico, quindi non è che possono, come dire, rinchiudersi in se stessi. E questo sicuramente è stato una riflessione che è nata appunto attraverso queste esperienze, visto che noi poi ci occupiamo molto di progetti urbani, eccetera, dove appunto questo campo di forze, come ben sai, è molto, come dire, fondativo, ma non lo è da adesso, lo è appunto proprio dall'invenzione appunto del progetto urbano. Poi per tornare all'altro punto che Amir facevi sulla questione dello spazio domestico come autocostruito, sì, c'è qualcosa di, penso che ci siano due cose interessanti più di due, ma solo per chiudere perché abbiamo poco tempo, ma sulla questione della costruzione dello spazio domestico, per mettere insieme il punto che ha fatto Amir con la questione sollevata da Anna. Una è proprio la questione di come si produce lo spazio domestico, e credo che questa idea di riconsiderare il rapporto tra committente, progettista, esecutore materiale dell'architettura e utilizzatore o abitante, diciamo, che noi normalmente consideriamo come quattro ruoli diversi, no? C'è chi paga e possibilmente specula, a meno che non sia lo Stato, anche se lo Stato può speculare anche, c'è chi progetta, c'è chi costruisce e poi c'è chi usa. La cosa interessante dell'autocostruzione è che l'autocostruzione fa una specie di cortocircuito tra questi quattro ruoli e ci permette in realtà di ridiscuterli. Io, premesso, ovviamente io non faccio parte di Dogma, però chiaramente insegnando insieme progettazione, alcuni dei temi che lo studio tocca ovviamente entrano anche nella nostra ricerca più da un punto di vista accademico, e trovo che questa possibilità dell'autocostruzione di ripensare questi quattro ruoli sia importante. E per tornare alla ragione perché gli studenti oggi dovrebbero guardare Alberti, perché precisamente al momento di Alberti che questi ruoli vengono definiti. Prima o non erano definiti o erano definiti in maniera diversa, ed è proprio in questo momento che vengono essere messi a sistema questa distinzione tra i vari ruoli, almeno questi quattro ruoli, ma possiamo forse identificarne di più, e quindi è solo tramite comprendere come si sono instaurati questi ruoli che adesso possiamo forse anche
non criticarli, ma diciamo stravolgerli o immaginare altri modi in cui magari il costruttore e il progettista siano la stessa persona, per esempio, o il produttore o il costruttore e l'abitante siano la stessa persona, eccetera eccetera. Quindi in questo senso l'autocostruzione è importante perché è un modo di mettere in crisi questi ruoli precostituiti che spesso diamo per ovvi. Però allo stesso tempo ma queste sono cose che abbiamo discusso tante volte. Cioè l'autocostruzione non deve essere mitizzata, cioè certo, non è certo. Non è capito che tutti quanti cioè c'è bisogno sempre di un progetto, e questo certo. La questione del progetto rimane, cioè non è che il progetto una volta che, come dire, facciamo l'autocostruzione rinunciamo al progetto, quindi siamo fuori da tutte le questioni problematiche, perché il progetto rimane, la questione è come organizzarlo in modo diverso, cercando appunto di cambiare non solo le istituzioni che commissionano l'architettura, ma anche l'istituzione stessa dell'architettura e dello studio che in qualche modo produce il progetto. Quindi c'è una questione lì, come ben sai, molto, molto complessa. E poi la domanda di Anna, scusa Anna. Sì, similmente credo che la questione di mettere in crisi lo spazio domestico, credo che la domanda che faceva Anna è molto importante, soprattutto molto importante per noi, perché la ragione di andare indietro a guardare questi testi è di cercare di fare senso di quello che abbiamo oggi come strumenti progettuali, come progettisti. Io in realtà vengo fuori da una formazione di progettista commerciale molto tradizionale, il mio orizzonte quando ero studente era di andare in uno studio, progettare case commerciali, e questo sarebbe stato tutta la mia vita, questo ho fatto per diversi anni. E poi a un certo punto uno si rende conto che in realtà quello che progettiamo come progettisti commerciali è molto inadatto a costruire, a dare uno spazio in realtà alla vita contemporanea. Ma mi sono resa conto di non avere gli strumenti per sfidare questa cosa, perché chiaramente pensiamo, le categorie con cui pensiamo come progettisti sono estremamente fisse. La casa ha un bagno, ha una camera da letto, ha una sala, ha magari una o più camere per i bambini, o eccetera, eccetera. È veramente difficile come progettista uscire da questa forma mentale che è data anche quasi dalle parole che proprio usiamo per descrivere questi spazi, per tornare al punto che Mario faceva prima, delle prime volte che queste parole compaiono in realtà e che i mobili compaiono sulle piante di architettura domestiche. E mi sono resa conto, e penso che per Vittorio è stato un cammino abbastanza simile, che a un certo punto non riusciamo a venire fuori da questo diagramma dello spazio domestico, a meno che non andiamo a guardare come è nato, e quindi possiamo denaturalizzarlo o fare un'operazione di estrangement, non so come dire, insomma di ripensare gli spazi invece di pensarli con quei nomi che ci sono stati dati da secoli e secoli di educazione come progettisti, pensarli in altro modo, pensarli per esempio come condizioni ambientali, come spazi silenziosi e spazi rumorosi, come spazi bui e spazi luminosi, per esempio. E questo è stato per noi, credo soprattutto nel lavoro con gli studenti, utile, perché finalmente possiamo cominciare a descrivere la casa non con i termini che usiamo normalmente. E tutta questa riflessione la faccio prima ancora di andare al punto successivo, che è pensare la casa per un'entità oltre la famiglia. Quindi quello che diceva Amir prima, anche nel senso di immaginare un soggetto che non è più la famiglia nucleare. Questa è anche una cosa molto importante, penso, per i progettisti oggi. Ma prima ancora di arrivare a quello stadio, che ovviamente è uno stadio abbastanza avanzato, che presuppone anche un cambiamento sociale che accetti la possibilità di vivere oltre la famiglia nucleare, anche se stiamo dentro la casa della famiglia nucleare, quindi se immaginiamo i nostri abitanti della nostra casa che progettiamo come una famiglia standard, diciamo, perfino in quel caso è possibile criticare perché abbiamo bisogno di camere da letto, per esempio, perché la camera da letto esiste. Perché il letto è un mobile fisso, per esempio? Ci sono culture che non hanno avuto il letto per millenni, la cosa più ovvia è la cultura giapponese, che fino al 1900 non aveva l'idea del letto. Il letto era una cosa che poteva essere spostata. Per fare un altro esempio che ha a che vedere col Giappone, uomini e donne tradizionalmente in Giappone fino al secolo scorso non dormivano insieme, quindi il marito e la moglie non dovevano condividere la camera coniugale, per dire. E quindi per noi guardare a come queste categorie si sono formate è interessante perché smuove una forma di immaginazione che ci porta a vedere che come progettisti forse possiamo fare altro dai modi in cui adesso vediamo la casa. Non abbiamo una ricetta per questa cosa, pensiamo che l'importante sia appunto non avere una ricetta, ma
se c'è una cosa, sempre perché se ci sono dei studenti o dottorandi in ascolto, una strategia che abbiamo provato è quella di lavorare su uno spazio non più tipologico, quindi uno spazio che consapevolmente rifiuta le categorie tipologiche, i tipi di stanze per esempio che ci sono prescritti, gli standard che ci sono prescritti, eccetera, eccetera. È una strategia, come ce ne possono essere altre. Un'altra strategia è ovviamente quella che diceva Mir, di pensare a un soggetto che non è più la famiglia, ma è più un soggetto collettivo, strategia molto molto importante sicuramente, e penso che ci siano anche altre strategie. Ovviamente io sono meno progettista di Pier Vittorio, non avendo uno studio, il mio lavoro è sostanzialmente gestisco il corso di storia e teoria dell'architettura Royal College of Art, quindi è un lavoro più forse più accademico. Dal mio punto di vista proprio si tratta di cercare di leggere testi che hanno costruito soprattutto questi cliché degli spazi e le parole che li accompagnano. Sì, e mi permetto di dire che alcune delle riflessioni più interessanti che avete svolto e delle opere, perché poi sono tutti gli effetti delle opere, sono dei libri editi a Dogma che si trovano, ahimè, abbastanza difficilmente però online. Si possono sono acquistare. Dei bootleg. Com'è? Sono dei bootleg. E che sono, secondo me, fondamentali per capire anche la lezione di oggi, cioè come è arrivata da Alberti, perché vi interessa. Ovviamente emerge dalle discussioni, però appunto la riflessione sullo tipologico a cui faceva riferimento Maria è molto chiara quando si leggono questi libri, la stanza, la storia della stanza, l'abitare collettivo, tutto diventa, diciamo, molto più chiaro. E li consiglio ovviamente agli studenti e non solo agli studenti che ci ascoltano. Sì, io direi che anche sarebbe, prima non ho osato, ma adesso la faccio la richiesta, sarebbe interessante se ci poteste poi lasciare anche come preprint da mettere nel sito il paper che avete proposto oggi, così anche lì si può vedere una bibliografia senza star bisogno, senza stare a chiederla adesso. Bisogna dare ulteriori risposte, non abbiamo più tempo, io direi, ma ringrazierei tutti. Appunto, se carichiamo poi anche il testo, si può proseguire in forma di blog una discussione su quello che magari con più tempo per riflessione, anche per quei dottorandi che sono rimasti silenti avranno modo di rifletterci con più calma e quindi forse di mettere meglio a frutto il lavoro. Ci rimandiamo tutti a contatti mail successivi. Ringrazierei Pier Vittorio e Maria per i loro interventi, Massimo Bugarelli, Carpo e Milani, ma anche tutti gli altri, Anna, Micaela, Jacopo, che hanno contribuito alla discussione. A un'altra occasione spero avremo modo di sviluppare ulteriormente. Buona serata a tutti. Grazie mille. Grazie. Grazie davvero. Arrivederci a tutti. Grazie per la discussione. Grazie Massimo. Grazie. Ciao.